Signori, buonasera. Cominciamo la tornata pomeridiana. Sarà una tornata molto densa di buone pratiche ed esperienze. Ci siamo contingentati i tempi in maniera molto severa. Sono quindi 5 minuti per ognuno degli interventi, delle numerose best practice e iniziative di qualità, a volte anche inconsapevoli, per cui delle cose fatte in maniera eccellente a cui non diamo il valore che meritano. Quello che abbiamo cercato di fare era porre in essere tutto ciò e poterlo mostrare per condividerle e poter fare sempre meglio nei nostri approcci sui cammini. Abbiamo sostanzialmente alcuni moduli. Uno di questi riguarda i premi, ma direi sono best practice nella maniera di poter proporre il premio, del Festival Europeo della Via Francigena. Abbiamo poi una tavola rotonda, che è quella dalla quale forse inizierei, perché ci permette, data anche la qualità, l'esperienza e il portato dei partecipanti, di capire come meglio si può fare quello che già sta avvenendo in maniera molto positiva. Io scherzo sempre con i miei amici perché in dialetto marchigiano, quando una persona ha dei problemi mentali, dice quello cammina, che significa che una persona che cammina molto ha un disagio di qualche natura. 20 anni fa reggeva ancora questa logica, che a Roma, se poi vogliamo dire, potrebbe essere quella del ma va là pellegrino, con fare assolutamente negativo, analogamente. Da 10 anni a questa parte, invece, senza che ce ne siamo accorti o accorgendone, senza però, come dire, trarne vantaggio particolare personale nessuno di noi, siamo di moda e abbiamo la capacità di poter influenzare e contare più di quanto noi stessi riusciamo ad immaginare. Da questo punto di vista la tavola rotonda vuole avere una finalità molto precisa, come poter promuovere al meglio tutto quello che riguarda la via e le iniziative che, dal punto di vista della singola idea, dal punto di vista del fare rete, dal punto di vista di una promozione che deve naturalmente essere anche sovranazionale, noi sappiamo e possiamo fare. Le persone che abbiamo sono, intanto parliamo, come dire, dei più vicini al territorio che ci ospita. Ricordo che Monteriggioni, dopo 7 edizioni, come casa del Festival Europeo, come dedizione amicale e come bel cammino fino al Sagrato della Chiesa, dove è sempre avvenuto il saluto finale, è naturalmente il primo che citerò. Lo citerò in sostituzione dell'amico Palumbo ed è il dottor Gherardo Noferi della Toscana Promozione Turistica. Un'esperienza lunga, anzi iniziatica, che ha visto appunto la Toscana al centro di qualcosa che poi ben hanno imparato gli altri, osservando, studiando e mettendo anche nuovi entusiasmi. Abbiamo poi Paolo Piacentini, che qui rappresenta l'istituzione, perché con la sua delega diretta del Ministro per i beni culturali Franceschini, per la sua lunga esperienza, anche per incarichi privati che qui non citerò, perché lui qui è con il cappello e nella veste dell'istituzione, che noi guardiamo con sempre maggiore attenzione, perché da un lato ha creato dei veri e propri spazi per la via. Dall'altro, avendo riacquistato da qualche mese quella T finale, che è rimbalzata per un anno di là, poi è ritornata di qua, e quindi il turismo, deve riuscire a fare quella rete che sembrava così ben iniziata e di cui tutti hanno bisogno. Alla luce di quanto sto dicendo, io considererei l'ottimo posizionamento che l'Associazione Europea delle Vie Francigene e quant'altre è riuscita a fare presso l'UNESCO, da un lato, e dall'altro lato un'acquisizione centrale. La Via Francigena nel sud è riconosciuta dal Consiglio d'Europa. Una persona monca di un braccio è tornata ad essere abile e questo significa naturalmente moltissime opportunità. Parlando con alcuni giovani assessori, lucani, pugliesi, proprio stamattina verificavo come ci sia un tentativo molto molto concreto e la congiuntura economica sfavorevole in qualche modo favorisce l'atteggiamento di chi cammina, di chi suda, di chi sa quanto bisogna essere vicini alla concretezza per ottenere qualche risultato. E poi abbiamo, oltre ad essere una persona esperta di tutti i progetti internazionali dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, un caro amico ed un entusiasta, Sami Tafik. E io vorrei proprio cominciare da Sami, perché è il più giovane della cordata, e cercare di capire come mai, anziché operare in una zona, come dire, di ricche intraprese imprenditoriali, economiche, eccetera, non inciampato perché continua a camminare brillantemente, ma perché si è soffermato sulla Via Francigena. Grazie Sandro, buongiorno a tutti.
Beh, la tua domanda, Sandro, è stata una passione che è scoppiata, diciamo, nel mio caso cercavo qualcosa per lavorare a livello internazionale, ho fatto studi diplomatici, non aspettavo di trovarla vicino a casa, ho avuto la fortuna di incontrare Massimo, mi ha trasmesso la sua passione, la passione di IWF per quello che facevano e che facciamo adesso insieme, quindi da lì è nata la passione che da 10 anni ormai mi fa lavorare sulla via Francigena, quindi è nato da lì. L'intervento, insomma, questo diciamo, il tavolo tratta di strategia, no? E stamattina prendo lo spunto dallo spunto che ha dato Regione Toscana, che ha dato il dirigente Tapinassi, no? Sul costruire, dopo che si è fatta l'infrastruttura della Francigena, dopo che si fanno tante iniziative sulla Francigena, costruire un marketing strategico sulla Francigena, cioè capire come queste infrastrutture, queste attività possono essere comunicate a livello globale. Secondo l'associazione, per fare questo il dato di partenza fondamentale sono i dati, cioè dobbiamo bene capire oggi a cosa ci riferiamo quando parliamo non di un pellegrino sulla via Francigena, ma di un camminatore. E quindi prendo a prestito una recente ricerca fatta da Terre di Mezzo, presentata l'anno scorso alla Fiera Fa la Cosa Giusta, che ha usato un campione di 4.000 camminatori sui cammini italiani per andare a vedere un po' qual è l'immagine, qual è la figura del camminatore. E ne vengono fuori alcune cose molto particolari che volevo un attimo condividere con voi prima di dirvi come stiamo utilizzando questi dati. Sapevamo insomma che era un cammino che si faceva in piccoli gruppi, più o meno 50% uomini e donne, tante volte abbiamo detto dell'alto livello di istruzione, quindi del fatto che un pellegrino è un ottimo turista di ritorno, è una persona che ritorna sul territorio poi anche come turista dopo esserci passato come pellegrino. Certe cose però non le avevamo del tutto notate. Ad esempio, un dato significativo è quello che se in tutti i cammini italiani il 51% delle persone che fa i cammini italiani inizia e finisce il cammino nello stesso anno, questo si ribalta completamente sulla via Francigena. Solo il 16% di chi fa la via Francigena fa tutto il tratto italiano. Quindi vuol dire che noi dobbiamo dare sì l'esperienza di pellegrinaggio, ma dobbiamo anche dare un'esperienza di conoscenza del territorio turistica per persone che camminano anche per 3-4 giorni sui territori della via Francigena. Questo è un dato secondo noi molto, molto interessante. Altro dato che è emerso e altro dato che ci deve far riflettere è che per la prima volta nel 2018, gli italiani che hanno camminato, diciamo, in Italia, sui cammini italiani, sono più degli italiani che hanno camminato sul cammino di Santiago, quindi 32.000 contro i 27.000 che hanno camminato su Santiago. Quindi questi sono alcuni dati di partenza che hanno mosso la mia riflessione. Dimmi, Sandro, se posso proseguire o se... Lo potrei fare, ma alterniamo. Perfetto. I contributi. E ne approfitto per inserire un tema. Paolo Piacentini non soltanto ha la veste istituzionale che a noi interessa anche per capire le tendenze in atto da parte del Ministero, ma è un formidabile camminatore, e quando dico formidabile dico che se io faccio 30 km il giorno dopo sono morto, lui arriva a farne 40, e sapete che a una certa età, la mia, non la sua, questi diventano fattori importanti di competizione e di invidia. Quindi siamo coetanei, mi dispiace. Quindi nei fatti lui sperimenta sudore e strategie. Il tema del festival di quest'anno, e lo dico perché è un tema assai caro a Paolo, ed essendo presente in modalità social, oltre che appunto dal punto di vista amministrativo, è stato il tema della valenza femminile, la via femminile, sensibilità nei paesaggi umani e naturali. E hanno contribuito alcune testimonial, da Lo Surdo, che dirige le trasmissioni di musica classica su Rai 3 ed è una camminatrice formidabile, a una carissima amica Sinara dell'area del terremoto, alla Cristina che ben conoscete perché ci ha accompagnato e continua a farlo in maniera molto molto attenta e puntuale. Lui ha citato quel dato che, se non ricordo male, è 57-43, cioè il cammino non ha un sesso.
Il cammino ha un equilibrio. Poi dopo l'altra cosa, cioè ci sono altri momenti. No, certo che ce ne sono altri. Ma tra l'altro, guarda, non sapendolo, hai colto un elemento che a me sta molto a cuore, perché sto scrivendo un libro su una narrazione appenninica al femminile, e che nasce un po' sulle terre del Sisma, sulle zone dell'Appennino centrale, ma poi si allarga un po' a tutta l'Italia. E sì, è vero, i cammini hanno un equilibrio, però io credo che la sensibilità femminile riporta all'interno anche dei cammini, del camminare, un elemento di ricchezza in più. Io mi ricordo quando camminavo tanti anni fa e mi inventavo i cammini, per esempio il Cammino di Francesco non esisteva quando io nei primi anni 90 andai a Assisi già due volte a piedi con le carte militari, con l'IGM praticamente, e anche lì incontrai delle persone, delle donne da sole, che camminavano. Poi quando il Cammino di Francesco cominciò ad avere più successo, io l'ho rifatto, sono arrivato a Assisi sette volte a piedi, arrivando da varie zone, e se incontravi una persona che andava da sola, che era una donna. Quindi questo è un elemento, secondo me, invece interessante da mettere in evidenza. Poi sì, insomma, i cammini sicuramente in questo mondo così, diciamo, difficile, questo periodo storico difficile che stiamo attraversando, possono aiutare addirittura invece una sorta di riconciliazione, no? Di riequilibrio tra i sessi. Però devo dire che la fruizione al femminile del paesaggio è diversa. E adesso chiaramente non vi voglio parlare, se non usciamo fuori tema, delle storie che ho raccolto e che sto raccogliendo, della forza delle donne che tengono in piedi le comunità appenniniche, perché altrimenti usciremo fuori tempo. La parte istituzionale la faccio dopo o inizio a dire qualcosa? Ecco. Allora, intanto mi fa immensamente piacere rivedervi qui fisicamente, mi sarebbe veramente dispiaciuto molto fare la solita scemenza di un video mandato tramite WhatsApp, che insomma è una cosa di una freddezza unica, poi davanti a una tavola rotonda ancora peggio. Lo faccio quando proprio non posso fare a meno. Quindi stamattina mi sono armato di buona volontà, qualche piccola tensione familiare, sono partito con la macchina, una follia totale perché ci ho messo più di ore e poi dovrò tornare subito, però vi dico questo perché io sto lavorando su un aspetto che so che il Presidente del Consiglio della Regione Toscana questa mattina mi hanno raccontato che l'ha ripetuto e l'ha proposto con molta forza, io sto seguendo per il Ministro direttamente su input di Dante, perché sapete che ci sarà adesso nel 2021 i 700 anni dalla morte di Dante, c'è un comitato per le celebrazioni presieduto dal professor Ossola e poi c'è tutto un comitato tecnico all'interno del gabinetto del ministro. Quando fu presentata il progetto, insomma le celebrazioni, fu presentate le celebrazioni con le Poste Italiane, una conferenza stampa partecipatissima, io al ministro accennai di questa cosa del cammino di Dante, lui la riprese e quindi mi ha detto di lavorarci. Poi ci sarà chiaramente un discorso non solo che ha dei cammini, ma e questo riguarda, diciamo, in modo particolare i due cammini che interessano la regione Emilia Romagna e la Toscana, i cammini di Dante, quelli, diciamo, fisicamente oggi esistenti, sono due, cioè uno Firenze-Ravenna, tra l'altro è fatto una sorta di circuito perché sono due cammini diversi nell'andata e ritorno, e poi c'è il cammino di Dante nel Casentino. Abbiamo fatto una bellissima riunione proprio qualche giorno fa al Ministero, con le due regioni, con tutti gli attori, e ci torneremo sopra. Però dico questo perché appunto so che il Presidente del Consiglio questa cosa l'ha messa in campo, e io volevo dirvi proprio, intervenendo, che se andate a vedere quel mattone incredibile di un bellissimo libro, Dante in Italia, del professore della Sapienza, un linguista famoso, adesso non mi ricordo il nome, ma insomma ve lo ridò perché ce l'ho, ho la foto, ho il libro, ma oggi non mi ricordo il nome purtroppo dell'autore, famosissimo, e c'è tutto un racconto, una narrazione su luoghi danteschi che riguardano in molti casi la via Francigena, a Monteriggioni stesso. Quindi secondo me non sarebbe male pensare, per allargare il fronte a 360 gradi, provare a narrare da qui al 2021, iniziare a narrare queste storie, organizzarci gli eventi. Lo dico anche a te, Sandro, potrebbe essere molto interessante, considera che tra l'altro stando a Roma
puoi anche venire giù tranquillamente, perché possiamo incontrare la professoressa Gaeta, che è il segretario generale del Comitato per le Celebrazioni, che ha partecipato anche al nostro tavolo, e proprio lei ha pungolato, insomma, a fare più iniziative possibili. E un'altra cosa molto interessante, che sempre su Dante, che ha tirato fuori uno storico dell'Appennino, effettivamente Dante è l'autore che guarda l'Italia dall'Appennino. Se voi pensate a tutte le narrazioni, no? E non a caso c'è tutto il pezzo del Falterone, c'è la Verna, è una cosa molto bella anche questa. Questa infatti te lo sto lanciando, come vedi, ti sto dando idee. No, questo ve lo dicevo perché secondo me i cammini sempre di più possono incontrare altre storie, no? Questa è una. Però possono per esempio cominciare ad intersecarsi, per esempio la via Francigena può essere l'elemento unificante del discorso delle vie romee. Io adesso sulla via romea germanica mi sto attivando un po' anche rispetto al Consiglio d'Europa, ma insomma, però, e anche a Gheo sto proponendo ad esempio di fare delle trasmissioni in cui si comincia a mettere in rete i cammini, no? I cammini che fanno rete. Io parto, mi faccio un pezzo di Francigena, poi magari mi unisco un altro cammino o viceversa. Arrivo sulla Francigena, magari non arrivando da Canterbury, magari arrivando da un altro cammino. E questo lo stanno già facendo in modo autonomo alcuni, eh? Cioè lo stanno facendo autonomamente, per esempio alcuni gruppi di tedeschi, di olandesi. Io per esempio proporrò a Gheo alla prossima trasmissione di unificare, di fare una sorta di cammino della carta e del libro, unificando da Fabriano a Subiaco un pezzo del cammino delle Terre Mutate e poi il cammino di San Benedetto. Ed è una cosa molto interessante perché unisci i due cammini che stanno avendo anche una certa rilevanza e metti in evidenza un tematismo che poi qualcuno può anche sviluppare in modo autonomo. Pensate che nel 1465, quando in Italia fu stampato il primo libro in questa piccola tipografia nel Subaceto, a Subiaco, presso il monastero benedettino, la carta era quella di Fabriano. Quindi pensate, no? Quanto può essere poi interessante. Ecco perché volevo collegare. Invece l'altra cosa al volo che vi dico molto concreta, che già la sapete perché siete stati come rappresentanti delle regioni, insomma le regioni sono state al ministero qualche giorno fa, ma è una cosa che sta andando avanti per la grossa opera della Bonaccorsi e di suo input del ministro, se si è riusciti a recuperare questi famosi finanziamenti, 40 milioni di euro della delibera CIPE. Adesso non entriamo nel dettaglio di come andrà avanti il meccanismo perché insomma non è questo il momento, però è importante, questo va ribadito politicamente e lo dico con forza perché, guardate, lo dico per esperienza diretta, perché quando c'è stato il ministro Centinaio io un po' attraverso alcuni che collaboravano con lui, con i quali casualmente avevo buoni rapporti, io avevo scelto di non collaborare con loro e devo dire che non si è fatto nulla, cioè questo va detto, mi dispiace dirlo, ma c'è stato un anno di paralisi totale. Adesso che il turismo è tornato presso il Ministero dei Beni Culturali, secondo me nella sede più opportuna, si stanno riattivando una serie di operazioni, ripartiremo con l'Atlante dei Cammini d'Italia assolutamente, ridando forza a questo portale. Adesso ovviamente non lo considerate proprio, sì adesso non lo bravo Sandro, non lo considerate per piacere perché rischiamo solo di avere incidenti di percorso. Scusate, quello che sta dicendo Paolo è molto importante perché stanno partendo alcuni studi che vanno a quantificare i cammini in Italia partendo da i cammini italiani. Questo significa che tutta l'effervescenza, per esempio pugliese, lucana e quant'altro, non viene minimamente censita. Quindi non solo è approssimativo, ma è falso. Allora, voi sapete il meccanismo, lo ribadisco magari anche un po' più tecnicamente dentro la materia, però voi sapete che l'Atlante dei Cammini d'Italia, volutamente facemmo la scelta con il ministro di farlo digitale, proprio perché sapevamo che doveva essere un elemento che andava implementato nel tempo. Era stato elaborato in base ad 11 criteri che noi con un comitato interistituzionale andammo ad elaborare all'epoca. Ovviamente adesso l'idea è quella di, abbiamo parlato anche con la Bonaccorsi già, insomma, come rientra in campo il nuovo direttore generale del turismo, di riprendere ovviamente questa operazione aggiornandola a quelle che sono le attuali condizioni anche dei cammini. C'è tutto il pezzo che sono la Francigena del Sud, quando crescerà, tutti gli altri cammini, e il Sud quindi è cresciuto molto rispetto a quella situazione. Ovviamente l'aggiornamento, come sapete, noi dobbiamo farlo in collaborazione stretta con le regioni, perché le regioni ad oggi hanno dall'altro normative molto diverse. Io vedo giù Gianluca, insomma, no? La regione Toscana ha una sua metodologia, devo dire anche abbastanza ferrea per alcuni versi, insomma, e altri magari sono, no? Un po' meno
rigidi su alcune cose, però questo a noi, diciamo, noi i criteri che stabiliamo sono criteri di carattere generale che poi vanno riposizionati sulle regioni, e sono le regioni che ci devono dire se quella corrispondenza c'è o meno. Quindi è chiaro che il lavoro poi sarà molto di squadra, cioè noi saremo molto attivi. Però Paolo, posso chiedersi una cosa, no? Proprio su questo punto? Se ne parlava tra le diverse associazioni, perché poi noi siamo mossi sostanzialmente dal volontariato o addirittura dalla sola passione, che è meno strutturata, del volontariato e del terzo settore. Sarebbe importantissimo come lavoro se il Ministero avesse un luogo dove tutto quello che è afferente ai cammini arrivasse, dai finanziamenti essenziali di cui tu stai parlando, sono cifre enormi, 40 milioni, però per esempio la gara per la Regina Viarum, per l'Appia Antica, molti non l'hanno conosciuta perché è stata sotto Natale, non hanno, quindi un servizio semplicissimo dove quattro parole chiave confluiscono da voi e voi le pubblicate, darebbe enorme forza anche alla stessa scelta del sito. Grazie del suggerimento, Sandro. Sicuramente è un altro elemento su quello della gestione che bisogna fare qualche riflessione, perché all'epoca l'Appia rimase, per scelta anche da parte del Ministro, ma per una questione di complessità, diciamo, della tematica, perché bisognava coinvolgere sovrintendenze, e quindi ritenne il Ministro di tenere i 20 milioni di euro dell'Appia dentro il Segretariato Generale, quindi che ha operato per fortuna, devo dire, in continuità, con tempi un po', anche lì un po' lunghi, ma almeno ha dato continuità alla cosa. Però a un certo punto sono stati costretti a stringere molto i tempi di quella gara che tu dici, e che effettivamente forse, ma hanno anche chiesto a me se c'è, Paolo, dacci una mano a pubblicizzarla, insomma sicuramente alcune cose forse vanno un po' rettificate. Gli altri 40 milioni di euro invece della Francigena e dei Cammini Francescani furono posizionati dentro la direzione del turismo dal punto di vista della gestione quantomeno tecnica della creazione degli accordi di programma quadro, perché poi dopo la gestione CIP è sempre del segretario generale. E purtroppo ci fu quell'arresto di un anno, quell'affermo di un anno che cui abbiamo rischiato di perdere. Però questa cosa sicuramente va un elemento importante. L'altro elemento che io su cui ho scritto anche un appunto al Ministro e al Sottosegretario, che secondo me va attenzionato, ma bisogna lavorarci un po' meglio quando appunto si andrà a riorganizzare al meglio, ma insomma è una questione di giorni, sono stati fatti già gli interpelli, quindi diciamo la direzione del turismo, è quello di cercare di andare a cogliere altri elementi importanti su cui abbiamo sempre discusso, che sono la manutenzione, no? la gestione, l'ospitalità, cioè quindi andare oltre quello che è l'elemento anche dei finanziamenti. Voi sapete che 20 milioni di euro per la parte francigena e per la parte dei Cammini Francescani era, come sono fondi di investimento, e soprattutto per la parte della tracciatura, la messa in sicurezza, certo. E poi ci sarà una parte anche di promozione. Quindi diciamo, il messaggio che vi voglio dare è questo, cioè un messaggio di ripartenza forte. Il Ministro, sapete, quest'anno tra l'altro, anche questo è un altro elemento forse da intercettare per fare iniziative, ha puntato dopo i vari anni, l'anno dei cammini, l'anno del cibo, ha puntato all'anno dei treni storici e turistici, c'è l'enorme stratosferico Cantamessa, perché veramente è da ringraziare per l'operazione che ha fatto con la Fondazione Ferrovie dello Stato, ha rilanciato i treni storici e i treni turistici in Italia, che collaborerà direttamente col Ministro su questo diciamo anno. Quindi, e dove pensando... noi camminatori ci prendiamo una soddisfazione, perché tutti i treni urbani che caricano le biciclette ripiegate, scomodissime, occupano spazio, mentre noi possiamo prendere un treno storico, scendere alla fermata che vogliamo, continuare a piedi e risalire. Niente di più facile e di più grande. Anche se Cantamessa, Sandro, sta nella sua grande capacità e attenzione alla bellezza e anche lui all'intermodalità, mi diceva che sta mettendo i vagoni per le biciclette anche sui treni storici. Quindi poi c'è tutto un lavoro incredibile di RFI. Questa è la nostra leggerezza. Diciamo che allora, poi magari la sto facendo lunga, però mi sembrava importante, visto che sono venuto, darvi un po' di elementi. L'altro elemento importante che quindi dicevo sul treno, ad esempio, in Toscana sapete c'è un bellissimo treno storico, quello della Val d'Orcia. Allora, organizzare per esempio degli eventi, no, tra treno, io questo lo posso parlare direttamente con il dottor Cantamessa, e, insomma siamo in ottimi rapporti con lui, e, a parte ci saranno iniziative autonome che stanno già programmando col Ministro, e poi ci sarà per esempio su Dante, si riattiverà la linea tra Firenze e Ravenna, quella per Faenza. E dicevo che poi l'altro elemento interessante, ieri ero agli Stati Generali della Montagna e ne ha parlato anche il Presidente dell'ANAS, stiamo ripartendo anche su quella storia che conoscevate degli immobili dei Marai dismessi, case cantoniere e quant'altro. Sulle case cantoniere c'è stato uno stop legato a problemi di carattere anche burocratico, di gestione da parte loro, forse del bando che era un po' oneroso per chi doveva poi magari partecipare, però
cioè per il demanio, la parte del demanio, c'è stata una, sono state, diciamo, affidati gli immobili, e uno proprio verso la Francigena del Sud, gestito da una Proloco, mi pare, nella zona di Formia, se non sbaglio. E quindi ci sono, io ho ripreso in mano il gruppo di lavoro con il demanio, l'ANAS, e c'è anche la difesa, perché è tutto il discorso anche del, che a noi riguarda di meno, ma insomma la parte dei fari. Quindi c'è tutta una riattivazione di quello che sostanzialmente il ministro, quando è arrivato, ha detto, insieme alla Bonaccorsi, che sapete ormai la delega formale al turismo, e sostanzialmente il ministro ha voluto ripartire da quello che è il piano strategico del turismo, che è un suo prodotto, la direzione del turismo, che dura fino al 2020, e lì dentro tutto il tema della sostenibilità, dell'accessibilità, del turismo lento è una delle parti, diciamo, non è tutto, ma è una delle parti fondamentali. E quindi in questo senso il ministro vuole rilanciare forza. Stiamo lavorando anche sulle ciclovie, che interessa ovviamente anche il tema, il cicloturismo in generale, che interessa anche la via Francigena, perché la via Francigena, come sappiamo, appunto, come sapete meglio di me, è facilmente percorribile anche in bicicletta. Non solo, con l'impegno dell'AIVF è stata tabellata interamente fino a Roma, trovando le risorse in crowdfunding, e ci ha lavorato Alberto. Questo l'avete fatto, mi pare, con... Ma il crowdfunding e il fatto, come dire, compiuto nell'arco di 6 mesi è... Ma io la cosa che ci tengo, e chiudo sul serio, perché che voglio dire invece, che io, al di là dell'aspetto istituzionale, credo che in questo paese negli anni, ce lo possiamo dire, sono cresciute tantissime figure tecniche, figure politiche. Qui vedo Silvio Marino, per esempio, che sta veramente lavorando molto bene anche nella Regione Lazio. Ci sei tu, c'è tutto il gruppo di Luca, voi della via Francigena, ma c'è Angelo Attolico in Puglia, c'è Davide Comunali in Sicilia. Io credo che veramente è cresciuto un gruppo, c'era anche Alberto Renzi, adesso non so dove è andato, che ha lavorato molto anche sul cammino terremotato, ma non solo, sta lavorando anche su altri cammini. E c'è un'attenzione mediatica bellissima, molto forte, no? Sveva Sacramola quest'anno voleva non farli più, ha cominciato a fare piccole trasmissioni di 5 minuti, perché no, voglio rifare tutto il discorso sui cammini. Quindi c'è, secondo me, un momento storico molto interessante che va accolto. Io adesso organizzerò a Roma, sollecitato anche dagli altri ragazzi, una riunione informale per adesso, perché poi il ministro con la Bonaccorsi stanno pensando anche a una cosa più grande, magari verso la fine dell'anno, che non vi dico ovviamente, perché tutto, insomma, c'è alcune cose che non ve le dico, perché poi se non maturano... No, già ci hai detto veramente molto, ed erano indicazioni molto... Però ecco, è molto utile, bello, insomma, che ci sia questo clima di gente nuova, e convocherò a Roma in modo informale, magari verrà anche tu, Sandro, questi ragazzi più giovani, tu non sei giovane, ma insomma, per fare una piccola riunione più tecnica... Occorreva rimarcare, secondo voi. Scusate, come al solito sono andato lungo... No, Paolo, ci hai dato molte indicazioni utili. E per i camminatori puri o per gli storici snob come il professor Stopani, in realtà riuscire ad avere tutti questi elementi di concretezza assoluta permettono di trasformare un budget che indicativamente potrebbe essere attorno ai 100 milioni in 40.000 euro considerata pro capite, quota, lavoro, persona, quindi diventa vera opportunità, soprattutto nei nostri piccoli comuni dove il reddito integrativo è veramente minimo per poter permettere alle persone di continuare a vivere, non solo sopravvivere, ma vivere con piena dignità nei propri territori. E la via Francigena vuole essere il sistema nervoso di tutto ciò, e le altre vie naturalmente insieme. Mi sembrava interessante, quando ha citato la Toscana Paolo, andare a vedere perché questa regione, che ha creduto ed è partita prima di tutti, ha messo in pratica delle buone pratiche con delle risposte, mentre in molti altri territori siamo alla vigilia, all'anno zero, o le esperienze sono partite da poco. In Toscana è possibile avere un bilancio di quanto sta avvenendo. Ci sono anche delle forme di rilevamento che in Friuli sono diventate forme considerate razziste, ovvero sia inquadrare chi cammina nei sentieri che porta i migranti in Italia, e che invece in Toscana, con inquadratura in campo basso su le gambe e gli scarponi delle persone, è stato uno strumento utilissimo d'analisi dei target. Sbaglio? Ultima informazione. Stiamo rimettendo in piedi il protocollo d'intesa con il Club Alpino Italiano. Abbiamo già incontrato insieme alla Bonaccorsi il vertice del CAI. Ve lo dico perché loro punteranno molto al Sentiero Italia, che sapete è un sentiero di 6.000 km, insomma il più grande sentiero escursionistico d'Europa, loro dicono del mondo, ma insomma...
Però ve lo dico perché il CAI tra poco ci consegnerà, tra qualche mese, tutta la, quella che è la, come si chiama, la mappatura, insomma, dei sentieri a livello nazionale, una rete pazzesca di quasi 100.000 chilometri, che poi molto probabilmente noi andremo a inserire dentro quel portale, che sarà sia da una parte cammini, ma poi sarà anche tutta la parte escursionistica, poi saranno anche le ciclovie. Ve lo dico perché con il CAI molto probabilmente riprenderà anche il percorso di dare a questo paese, un po' sul modello francese, una maggiore uniformità nella tracciatura e anche un po', se volete, nel discorso della manutenzione. Questo potrebbe essere interessante, poi a un certo punto arrivare a intercettare i cammini. E l'altra cosa molto bella, che è piaciuta anche alla Bonaccorsi, è loro hanno ripresentato di nuovo una cosa che piaceva anche al Ministro, quest'app, che sapete, questa applicazione che loro hanno di Georesc, che è un'applicazione che dà la possibilità di mettersi in sicurezza, collegarsi per problemi, diciamo, che ne so, di primo soccorso, perché uno magari si è fatto male lungo un cammino, direttamente al 118, anche se non c'è la linea. Non so se vi ricordate quell'episodio, che è stata una polemica secondo me anche molto strumentale, di quel ragazzo francese morto in Cilento, e tutto è puntato su questa storia che in Italia non c'è un servizio del genere, che invece in Francia hanno. Considerate, molti cammini ormai sono cammini di montagna, attraversano zone magari, ma può essere anche un cammino di collina, magari uno si trova, quindi il CAI sarebbe disponibile a mettere questo servizio a disposizione anche dei cammini. Devo su questo dire magari che abbastanza ne faremo diffuso. Una riunione. Devo dire che è abbastanza già diffuso, per esempio sull'Aniene c'è appunto questo segnale che è una sorta di Beghelli dei camminatori. Tu non devi spiegare dove sei, come sei, perché c'è un momento di crisi, ma sei georeferenziato e può arrivare il segnale, e se lì il segnale non c'è, arriva l'ultimo punto da cui il segnale è percepibile. E adesso a Gherardo siamo riusciti ad arrivare alle buone pratiche toscane. Che ci insegna la concretezza toscana? Buongiorno a tutti, intanto porto i saluti del direttore Francesco Palumbo. La concretezza toscana insegna prima di tutto, partiamo dal punto di vista, parlando di Francigena, del grandissimo lavoro infrastrutturale che è stato realizzato dalla Regione Toscana fino al 2014, consegnando una Francigena tendenzialmente pronta, strutturata, segnalata e messa in sicurezza, ciò che nell'ambito del turismo ha permesso a Toscana Promozione Turistica, ma a tutti i soggetti che intorno alla Francigena già ruotavano da prima e hanno cominciato poi a essere presenti come servizio offerta, di poter parlare di prodotto turistico. Ovvero, è vero che c'è tutta la parte storica, culturale, meravigliosa e fortissima della Francigena, tra l'altro una via europea per eccellenza, ma sicuramente quando si parla di turismo poi si incontrano i problemi della concretezza, ovvero dove dormire, quali servizi, se posso farlo e quant'altro. Questo, quando abbiamo cominciato con la promozione, diciamo come Toscana Promozione Turistica, in realtà ci siamo trovati già in una buona o ottima pratica, nel senso che con una infrastrutturazione predisposta dalla regione, con l'associazione delle vie francigene e tanti altri soggetti che già operavano, avevano esperienza, attività, promozione e divulgazione di quella conoscenza, già il terreno era molto fertile. Quando siamo intervenuti era più che altro per, da un'analisi, per individuare chi non la conosceva, cioè chi non aveva rapporti con l'associazione, con un trekking, col pellegrinaggio, quelli, come dire, in qualche modo già la conoscevano e magari l'aspettavano con grande, se già non l'avevano fatta, aspettavano la notizia di poterla fare. Ci siamo rivolti ad allargare la conoscenza della Francigena, a posizionarla nella grande notorietà, proprio riprendendo quello che dicevi all'inizio, vai, cammina, perché vai a disagio. Ecco, a un certo punto è successo che 10-15 anni fa, diciamo, chiamiamolo disagio, ma insomma un disagio della quotidianità diffuso, ha fatto in modo che si sviluppasse un turismo in cui cercavano cammini, outdoor, bisogno di stare un pochino, diciamo, un pochino in pace, un po' tranquilli rispetto a quello che fanno. E la Toscana cosa offre? La Toscana, diciamo, di più offre dal punto di vista di promessa un territorio, un brand che già era noto come Toscana, una infrastruttura pronta, città, cittadine note anche turisticamente molto importanti, ma soprattutto il lavoro di una infrastrutturazione, un prodotto pronto, ha permesso già in questi ultimi 6 anni una aggregazione di servizi, parliamo di trasporto bagagli, parliamo di accoglienza, parliamo di qualsiasi piccola sensibilità al percorso, per cui prima si è sentito parlare
Giovanni Corrieri e tante altre persone che come servizio possono fare un sorriso o come servizio possono portare il bagaglio o accoglienza, tutto un mondo di attività imprenditoriale e semplicemente di presenza che ha reso la Francigena veramente un'idea forte a cui, e qui è quello che da qui guarderemo e da qui in poi, poter, come si diceva anche stamattina, aggiungere alla Francigena in sé tante altre possibilità, tanti altri che cosa fare. Grazie. Sami, abbiamo sentito del problema della manutenzione e della gestione. Come AIVF, ma non soltanto, perché tu hai un ottimo osservatorio anche sulle tante esperienze parallele, che cosa è stato fatto e qual è il fiore all'occhiello, secondo te, con un esempio? Perché poi c'è la forza dell'esempio. Sì, sicuramente tanto è stato fatto, diciamo così. Quello che bisogna evitare, secondo me, nella nostra programmazione, è quello che viene fatto rimanga spot, ecco, non sia comunicato anche agli altri territori. Oggi siamo in Toscana, la Toscana, diciamo, ha dato l'esempio probabilmente con la divisione nelle aree omogenee, quindi con l'affidamento diretto ai capofila, che si sono fatti poi parte attiva anche di curare la manutenzione del percorso. Ma non dobbiamo dimenticarci di guardare quelle che sono le altre esperienze, che magari non sono così vicine a noi, ma che portano eccellenze. Io mi ricordo 2 anni fa, in quella che ritengo una visita studio in Svizzera sulla via Francigena, parlando con il nostro collega Christian Choulet, mi mostrava come in Svizzera la via Francigena abbia un tracciato per pedoni, un tracciato per carrozzine, un tracciato per biciclette, e sia già sostanzialmente non più un problema quello della manutenzione, non sia neanche ritenuto un problema. Come ad esempio possiamo vedere l'esperienza francese con, diciamo, il sistema delle GR, la via Francigena GR 145 in Francia, ha una regia nazionale di manutenzione e quindi anche in quel caso pone in un secondo piano, ecco, il tema della manutenzione soprattutto ordinaria. Ecco, magari torna in primo piano quello della manutenzione o degli interventi straordinari e meno quello della manutenzione ordinaria. Quindi noi, quando ci muoviamo come associazione europea, lo sforzo che dobbiamo fare è di cercare di tenere tutti questi elementi insieme, cioè andare a vedere quali sono le eccellenze in uno e nell'altro territorio e cercare di metterle a valore. Ed è per questo che noi siamo chiamati, diciamo, a un riscontro formale con il Consiglio d'Europa ogni 3 anni, no? Il Consiglio d'Europa ci interroga e ci dice: fate bene questo, 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 sono 5 i criteri del Consiglio d'Europa. Però noi abbiamo deciso di fare un passo in avanti rispetto a questo. Abbiamo detto: il Consiglio d'Europa ci chiede cosa abbiamo fatto negli scorsi 3 anni, cerchiamo di sforzarci a dire di cosa vorremmo fare noi nei prossimi 3 anni. Quindi ci siamo con voi, con i comuni, perché sono stati tutti interrogati in questo senso. Vi abbiamo chiesto a tutti l'opinione e il sentiment, diciamo, che c'era sui territori. Ci siamo posti l'obiettivo di un piano strategico, 19-22. E qual è il... Che non è l'orario che faremo stasera, parla solo da qui a 3 anni. E l'obiettivo qual è? Senza stare a vedere i numeri, perché ogni tanto si parla a Santiago 300.000, Francigena 60.000, questo poco importa. Quello che ci importa è andare a vedere qual è l'obiettivo, no? L'obiettivo l'abbiamo scritto chiaramente, ed è in 2 righe, come AIVF può aumentare l'attrattività delle vie francigene, però attenzione, per fruitori più consapevoli dell'unicità storica del cammino e della sua dimensione europea e internazionale, perché se perdiamo questi elementi fondamentalmente perdiamo quello che è la via Francigena. La via Francigena è un itinerario europeo, non esiste senza Canterbury, non esiste senza Siena, non esiste senza Santa Maria di Leuca. Un minuto per dirvi che quello che sostiene questo piano operativo sono delle reali strategie operative che partono un po' da quello che ci diciamo spesso, no, quando ci incontriamo, cioè primo tra tutti rafforzare il brand della via Francigena, farlo diventare un brand mondiale. Oggi qualche volta c'è difficoltà a pronunciare via Francigena, qualche volta non si sa da dove viene. Abbiamo incominciato a fare i primi sforzi, lo vedete anche nella nostra brochure, via Francigena The Road to Rome.
iniziare a dare, a rafforzare, a mettere in centro un'idea, no? Un cattolico fatto... molto arrabbiato perché vorrebbe vedere scritto qui Santa Maria di Leuca anziché Roma. Lo aggiungeremo. Quindi lavorare sul brand fondamentale. Seconda cosa, tu Sandro ne sei un testimonial d'eccezione, lavorare sullo storytelling a partire dal festival, che è il papà, diciamo, un po' della raccolta dello nonno dello storytelling sulla Francigena, però raccogliere tutte quelle iniziative che vanno a raccontare la via Francigena, però metterli in contenitori comunicabili e trasmessi. Grazie, grazie Sandro. Ti rubo un attimo. Hai imparato da Piacentini, sto bravissimo. I dati, quindi una raccolta dei dati, più diciamo un osservatorio sostanzialmente, quello che serve alla via Francigena oggi è un osservatorio. Non mi dilungo sull'UNESCO perché è stata detta tante cose, però vorrei spendere due parole sulle buone pratiche. Noi abbiamo lanciato un'iniziativa, abbiamo richiesto a tutti i nostri soci di comunicarci le buone pratiche, perché spesso, l'ultima volta è successo a Firenze, mi ricordo, i comuni non sanno quello che fanno gli altri comuni, e non quello che fanno gli altri comuni in Svizzera o in Francia o in Inghilterra, ma magari nella stessa regione. Abbiamo fatto questa iniziativa, le vogliamo raccogliere, nella prossima assemblea premieremo le tre migliori, anche per dare uno stimolo ulteriore a, sono queste, diciamo, strategie operative attraverso le quali nei prossimi tre anni vogliamo andare avanti su quello che già abbiamo fatto. Se ci dai due esperienze secche che la Toscana può in qualche modo illustrare anche per utilità di altri che potrebbero applicarle al meglio. Allora, sicuramente tra le varie attività di promozione, tra gli esempi sicuramente l'idea di organizzare alcuni eventi, manifestazioni, cito per esempio quelle di cui si è parlato stamattina, l'evento organizzato bene che prenda l'identità, l'anima, l'idea della Francigena e che possa essere a target, soprattutto costruito intorno a molti social, a molta capacità di rimbalzare nei social, è sicuramente attuale per un tipo di pubblico più legato al mondo dei camminatori, come si diceva prima, che probabilmente del pellegrino vero e proprio, ma devo dire che ci ha dato dei grossi risultati. E sicuramente il fatto di essere vissuta come via porta come passaparola tantissimo tam tam che ogni anno crescerà, come è avvenuto, viene spesso citato Santiago di Compostela come percorso. Quali strumenti usate, scusa? Noi usiamo giornalisti, media relation, per cui giornalisti interessati a questo target, e li facciamo percorrere la Francigena dandogli appunto le informazioni e il punto di vista necessario, e ribadisco questo perché è importante, perché noi non siamo Santiago, abbiamo anche altri obiettivi come territorio, questo è importante, e sicuramente si punta al 4.0, al social, soprattutto attraverso degli eventi e manifestazioni reali da cui parte la comunicazione, che non resti esclusivamente virtuale, perché la via è un'esperienza. E per voi vince più Instagram o Facebook? Per noi, diciamo, come Toscana, Instagram è forte perché ha una sua identità fortissima dal punto di vista di Instagram Point. Proprio la Toscana è da vedere e di lì ognuno si fa un'idea. Il che è importante come risposta, perché Instagram è giovanile, Facebook è per tutti gli altri. Paolo, chiederei a te di chiudere con gli ultimi tre minuti, che tanto diventeranno cinque, riuscendo a raccogliere in questa pillola che abbiamo condiviso un pochino il senso anche di quello che i singoli comuni, le singole iniziative o le singole cooperative o anche solo animatori vorrebbero pensare di fare da oggi in poi. Tanto no, una battuta. Considera che ultimamente andavo sempre molto molto stretto, ma qui non potevano allargarmi, dai, questo l'ho fatto per voi. Mettiamola così. È stata una scuola profonda. No, e sai quante cose non vi ho detto, insomma, non posso dirvi se non matura, no, a parte gli scherzi, comunque c'è molto... No, io chiudo in questo modo, cioè, credo che, l'ho detto anche prima, insomma, se noi riusciamo a fare squadra, a fare rete, davvero, una via come la via Francigena, che è l'unica per adesso conosciuta al Consiglio d'Europa, può essere veramente da traino, no, per tutto il sistema, adesso soprattutto con riconoscimento della Francigena del Sud, anche con questi finanziamenti che arriveranno non ci sarà altro che da aspettarsi di una ottimizzazione di tutto il cammino. Però ripeto, secondo me, questa è una cosa che ti ricordi Massimo, lo dicevo anche quando voi
eravamo un po' scettici all'inizio, ti ricordi, no? Quando ci vedevamo, dice Paolo, ma gli altri cammini dove stanno? E adesso, no, vabbè, dai, no, adesso è cambiata la situazione, dai, vabbè, Massimo, io lo capisco, quando poi tu hai una creazione, insomma, una roba, no, però adesso a parte gli scherzi, non accettate le provocazioni. Io credo che oggi, poi, insomma, il buon Sandro conosce anche gli amici marchigiani, no? Io penso che oggi veramente la rete sta crescendo molto, e se noi riusciamo come sistema, Stato, Regioni, associazioni, quindi tutti, sia la parte istituzionale che associativa, a fare veramente squadra, essere un po' più attenti magari a non toccare la suscettibilità di qualcuno, no? Perché è un mondo, diciamo sempre questo con Silvio, meraviglioso, di cui faccio parte, appassionato, ma pure anarcoide, va bene, ma lo sono anch'io, però forse bisogna che cominciamo un po' a unirci, ecco, fare rete davvero. Ecco, io penso che se facciamo rete davvero, appunto la Francigena diventa il traino di un sistema nazionale di turismo lento che veramente può darci tante soddisfazioni. C'è tanta gente che ci lavora in modo appassionato, sono tante realtà virtuose che mettono in piedi cose straordinarie. E l'ultima cosa che hai detto rispetto alla manutenzione, io spero di puntare a cercare di arrivare a un modello francese, però è chiaro che poi dopo, in quella ordinaria, è anche straordinaria, dobbiamo capire come attivare quella collaborazione pubblico-privata di cui abbiamo sempre parlato, insomma. Quindi veramente buon lavoro a tutti, io poi sto un altro po' ma poi devo scappare, mi ha fatto un piacere immenso venire in questo luogo meraviglioso, grazie a Sandro, grazie a tutti, grazie. Grazie a voi, vi prego di rimanere comunque al tavolo, perché ci sono i 5 minuti dei 3 riconoscimenti del Festival della Via Francigena che sostanziano assolutamente quello che fino adesso ci siamo detti. Se liberiamo lo schermo, ti dispiace Gerardo venire? Il primo di questi 3 premi, ed è una vera fortuna, ed è una vera fortuna che non sia presente, va a questa fanciulla, che è una fanciulla che è stata finanziata con un minimo, come dire, budget che è stato garantito dall'Enel e da Lega Ambiente, cercando di dare sostegno alle persone che durante il terremoto nell'area del cratere volevano ripartire con delle iniziative imprenditoriali. La micro capacità imprenditoriale è quella che questa ragazza, che in 70 secondi vediamo, ha posto in essere. Dicevo che per fortuna non è qui, perché lei, molto felice, è incinta, quando insomma non era così automatico che ciò avvenisse. Quindi ve la presento attraverso il video di Alba. Mi chiamo Alba Alessandri, ho 28 anni e ho un'azienda qui a Pieve Torina da circa 5-6 anni che ho acquistato grazie all'aiuto della mia famiglia. Alleviamo galline ovaiole in biologico, circa 6.000, e vacche da latte, ne abbiamo una quarantina. I terreni che abbiamo qui intorno all'azienda li utilizziamo prevalentemente per dare da mangiare agli animali. I terreni che vedete qui alle mie spalle sono tutti biologici e sono molto orgogliosa perché ho creato io un'azienda biologica, poiché quando l'abbiamo acquistata era un'azienda convenzionale abbandonata. La struttura crollata. Nel 2016 abbiamo avuto gravi danni alle stalle, soprattutto a quelle dei bovini, infatti ci troviamo in una tensostruttura che li accoglie dopo che non abbiamo più potuto tenerle dentro la stalla. Con il contributo di Alleva la Speranza, proprio qui, in questo terreno dove ci troviamo adesso, voglio creare una recinzione per i miei animali in modo da farli uscire tutto il periodo primaverile, estivo e autunnale e quindi far diventare il mio allevamento da convenzionale a biologico. Pizzico di ironia, come ci piace fare col festival, questo è il cammino degli animali liberi nel prato, anziché chiusi stalla. Anche perché io sono giovane e voglio continuare la mia attività perché vedo un futuro nel mio lavoro.
Questo è il primo riconoscimento, è un riconoscimento che cerca una logica di integrazione tra le diverse funzioni, quindi dalla modalità fruitiva dei cammini di Pieve Torina, provincia di Macerata, dove c'è questa esperienza, si arriva però a tenere insieme tutto il resto, cioè la filiera agricola, cioè un turismo che è fatto di interazione con l'attività agricola stessa. Il secondo elemento, che invece è una selezione fatta insieme a Federparchi, che è uno degli, degli sponsor culturali del festival, la Federazione Italiana dei Parchi e delle Aree Naturali Protette, è stata quella di andare a individuare un parco che permettesse, nella sua logica, di integrare i cammini al loro riconoscimento qualitativo, quindi i label di garanzia che le persone a livello internazionale guardano e si muovono perché si sentono garantiti, o per le offerte che fanno. Ed il Parco delle Prealpi Giulie, dopo vedremo il resto, andiamo, questa è una vecchia foto che avevo promesso quando andammo a dormire nell'ostello di Siena nel giorno della sua inaugurazione. Stavamo per non arrivarci perché il punto ristoro intermedio era talmente ricco che ha devastato la comitiva. E c'era Neri Marco Re che aveva organizzato Risorgi Marche, e questa era la platea delle 70.000 persone che a piedi avevano fatto 9 chilometri per assistere al concerto di Neri insieme a Jovanotti, e al ritorno ugual tratta. E quando la protezione civile andava per raccogliere i rifiuti, non è stato necessario fare nulla. 70.000 persone che hanno camminato per più di 15 chilometri totale. E quindi ci siamo lasciati con quello che è stato un bel segno di speranza. E invece con l'immagine successiva vediamo l'esito di un partecipante del nostro, dell'esperienza del 2019 del concorso, ed è nella via al femminile, come vedete, un progetto che abbiamo fatto con il Consiglio Nazionale degli Architetti, che il Presidente Massimo ben ricorda perché siamo andati a premiarlo a Napoli, a Roma, eccetera, dove una giovane, la via al femminile, ma non sapevamo fosse né donna né altro, il concorso era segreto, c'era una commissione naturalmente con tutte le garanzie, ha studiato una struttura ecosostenibile, facilmente trasferibile, che potesse essere utilizzata o per problemi legati al sisma o per alloggio, laddove non ci sono strutture ricettive. Allora, rispetto allo scandalo delle casette, per esempio nelle Marche, noi li abbiamo trovato costi minori e qualità infinitamente superiore. E in ogni caso questa fanciulla in qualche modo è stata fortunata, perché grazie a un accordo, il festival vive senza una lira, della bontà di tutti gli interlocutori che potete immaginare, però grazie anche alla disponibilità delle società autostrade abbiamo avuto, e nell'immagine successiva è visibile, vedete, 20 milioni di contatti negli autogrill italiani, nei punti di intersezione con le principali vie e cammini nazionali, 20 milioni non inventati da me, ma censiti dalla società di comunicazione, gratuitamente esponendo sia il maxi poster, che sono 6 metri per 3, sia quelli più piccoli all'interno degli autogrill. E questo dimostra una sensibilità ulteriore, perché è vero che io sono un rompiscatole e quindi ad amici o sconosciuti chiedo il massimo per quello in cui credo, ma se ce lo danno è perché riconoscono che parlare di cammino è un plus competitivo, è un valore assoluto, è una qualità notevole. Andando avanti, abbiamo una piccola riserva, credo che noi abbiamo speso 800 euro per questa campagna stampa. Guardate la press review che ne è nata, puoi andare? Abbiamo avuto sia agenzie di stampa che quotidiani, che news online, che radio e tv. Grazie. I press coverage, cioè le agenzie di stampa, sono state 15 agenzie nazionali che hanno fatto 35 servizi. Ognuna delle agenzie poi li distribuisce sul territorio o sui punto it o sui telegiornali locali delle tv private, quindi è moltiplicato per x. E come vedete la sola ADN Kronos ha 112 contratti in esclusiva nazionali, ma andiamo veloce. Questi invece sono i quotidiani. Gli articoli sui quotidiani nazionali, quindi rilevanti, sono stati 25, su quelli regionali 50. Le emittenti regionali che alla radio hanno parlato una o più volte sono state 102. Gli ascoltatori giorno medio di questa rete di emittenti regionali sono 3 milioni e mezzo di persone al giorno.
le ultime press coverage, le radio regionali divise per regioni non ci interessa, andiamo via veloci. Invece le ultime, le TV, abbiamo avuto le emittenti regionali, compresa San Marino, che sono state 151 ad aver trasmesso i 3 minuti e mezzo almeno del servizio iniziale realizzato. In questo caso i contatti netti del giorno medio mensili sono di 2 milioni e 300 mila persone. Con questo abbiamo visto, possiamo andare, sì, l'emittente regionale San Marino l'abbiamo visto, e possiamo andare all'ultima immagine. E le news online, quindi i punto it, sono state 100 testate italiane con 200 articoli. Finito. Ho smesso di annoiarvi, però io sono, a nome di tutte le persone come Alberto Renzi e come chi ci ha creduto e ci ha dato dentro, particolarmente fiero del fatto che si possano costruire anche dei sogni senza la nuvoletta, mancando pure la nuvoletta. Io direi che nelle immagini successive andiamo velocemente. Ah, questo è un gioco che avevo fatto quando c'è stato il dibattito sui piccoli comuni e i cammini, e c'è una persona che indossa una maschera d'anziano e sopra c'è il dato, un anziano ogni 3 persone, 3 anziani per ogni bambino, che è una ricerca che abbiamo fatto anche con l'Associazione Europea delle Francigene. E questa signora sconsolata dice: se dà una mossa. La successiva non conta, andiamo, eccoci, siamo arrivati al momento topico. Chiederei al professor Renato Stoppani e signora di avvicinarsi al tavolo. Vieni, vieni, accompagna. Dietro ogni professore, a fianco e davanti, c'è sempre un'ottima signora. In realtà è la madame. Allora, Massimo, ti puoi avvicinare al... Allora, io ci voglio. Quello che c'è... Facciamo un gioco, mi dite un numero da 1 a 15? 3. Anziché leggere tutto, vado a pescare a caso. Terza riga, studi e ricerche sulle vie di pellegrinaggio del Medioevo, editata, leggo male Renato, nel 2018. No, 1993. Cioè, signori, il professor Renato Stoppani è il padre degli studi sulla Francigena. È la persona che non solo per quantità e capacità di organizzazione, ma per passione e dedizione totale, è veramente il padre. Tanto per dire in un piccolo aneddoto cosa è stato, abbiamo curato il tracciamento del collegamento con la Campania e la Puglia del tratto Lucano. Ci siamo incontrati, lui arrivava a Salerno, io in macchina, lui in treno, io ho fatto: hai con te le tecnologie necessarie? Fa: sono pronto. Sapete quali erano? Io avevo il palmare, lui aveva una carta del 1700 che era quella più fedele nell'individuare gli antichi e vecchi tracciati, e in questa maniera siamo riusciti a cavarcela, direi, egregiamente. E A questo punto, quella era la verifica a monte, a questo punto, nelle poche righe, perché sono davvero poche per tutto quello che lui ha fatto e che io vi leggo, c'è un po' dell'aspetto accademico di Renato. Geostorico, presidente del Centro Studi Romei, con una produzione periodica esterminata, e l'Associazione Europea della Via Francigena ha comprato un'intera collana degli scritti, perché in questa maniera è possibile riuscire a trasferire conoscenza. Ho conosciuto 2 ragazzi che stanno elaborando le loro tesi, le loro ricerche in materia. Dicevo prima, Destrada Francigena, direttore della rivista semestrale, studi e ricerche sulle vie di pellegrinaggio del Medioevo, è dal 1993. Non siamo dietro di un decennio, non siamo dietro di un secolo, siamo dietro di un millennio, caro Renato. Autore di numerosi studi sulla storia del territorio, in particolare sulla via Francigena e altri itinerari di pellegrinaggio del Medioevo. Riguardo alla via Francigena, è da ricordare la prima opera sulla via del 1984, La via Francigena in Toscana, storia di una strada medievale, la cura degli atti del convegno, questa secondo me è fantastica, millenario del viaggio dell'arcivescovo Sigeric, dal 990 al 1990, fatto nello stesso anno in cui ricorreva il centenario, e non è così scontato dirlo in Italia, di solito stiamo dietro di un anno. Il convegno millenario del viaggio dell'arcivescovo, e poi ancora La via Francigena, la strada europea nell'Italia del Medioevo, 1988, La via Francigena nel sud,
nel 1992. La via teutonica, l'alternativa germanica, la via francigena. Le lettere, 2010. Le vie romee, dall'alto medievale via francigena alla pluralità di percorsi romibeti del basso medioevo. Centro studi romei, 2019. Mi avevi promesso che l'avresti portato con te? C'era lui. Allora, questo è un lavoro di cui, come dire, noi siamo molto fieri anche come Associazione Europea delle Vie Francigene, perché è l'associazione che l'ha voluta promuovere. Renato ne ha fatto un lavoro essenziale, anche perché ricompone quello che diceva Paolo, questa complementarità, queste radici e fittoni che si collegano tra di loro e che dimostrano la complessità che l'ultimo convegno organizzato a Monte Sant'Angelo, che ha visto equiparare le mete Gerusalemme, Monte Sant'Angelo, Santiago, Roma, in una rete che non prevede gerarchie, ma che prevede una fortissima interrelazione. Bene, c'è anche una postfazione sul nostro festival che è arrivato al nono anno e verrà presentato a Firenze, a Roma e anche altrove. Anzi, i comuni che sono interessati ad averne la presentazione e la presenza del professore, spero insieme a quella di Massimo, possono chiamare direttamente. Io direi che molto d'altro non c'è da aggiungere, se non il fatto che abbiamo aspettato un anno per cotergiarlo, perché lo scorso anno aveva un impegno che era la presentazione di un altro libro. E vorrei che fosse Massimo a dirgli il perché e io poi a dargli una cosa che nei limitati mezzi del Festival della Via Francigena ho però proclamato il laccio d'oro, visto che l'arnese è necessario per chi vuole camminare. Non servono solo le scarpe, ancora più importanti sono i lacci. Parliamo prima, adesso? Poi... Sì, adesso. Per Renato. Sì, esatto. Allora, due parole per dire alcune cose, cioè che nelle settimane scorse abbiamo fatto un accordo tra l'Associazione Europea delle Vie Francigene e il professor Stoppani, dove abbiamo acquistato, ma insomma, si potrebbe usare anche il verbo... Acquisito, perché non si è arricchito, ecco, voglio dire questo, con questo acquisto. Abbiamo acquistato tutto il materiale che il professore ha elaborato in questi decenni sulla Francigena e sulle vie romipete, come è stato detto. Noi l'abbiamo fatto molto volentieri per dare un'opportunità a chi desidera approfondire la cosa da un punto di vista più scientifico. Noi siamo l'Associazione Europea, è una cosa più operativa, diciamo così, anche se cerchiamo di riflettere sulle cose, però è necessario anche un approfondimento scientifico, ma anche per un motivo preciso che è il seguente. La Via Francigena, l'associazione è nata nel 2001, è nata 19 anni fa, il 7 aprile del 2001. La Via Francigena è stata certificata itinerario culturale del Consiglio d'Europa nel 1994 e ancora prima c'era qualcuno. Voglio dire questo, che è necessario, noi abbiamo la consapevolezza come associazione che dal 2001 oggi ce lo siamo detti, insomma, abbiamo fatto un grande lavoro insieme, le associazioni, i comuni, lo staff nostro, ma non dobbiamo dimenticare, non vogliamo dimenticare per una completezza di informazione e di consapevolezza dell'intero percorso fatto chi è venuto prima dell'associazione e chi anche durante l'attività dell'associazione ha continuato a studiare la cosa. C'è anche, da parte mia, c'è anche questo motivo che mi ha spinto a chiedere al professor Stoppani questa opportunità. Quindi inizia un lavoro, il primo lavoro dall'83, successivamente altri lavori. A un certo punto è intervenuta la certificazione del Consiglio d'Europa del 94, poi siamo arrivati noi nel 2001, ma nel frattempo il tuo lavoro, professore, che è iniziato allora, ha continuato con
con perseveranza, con attenzione e con profonda convinzione su questo tema, e quindi diciamo l'accordo e il riconoscimento piccolo insomma chiediamo oggi è per darti atto pubblicamente da parte dell'associazione, da parte di questa assemblea, di tutto il lavoro che tu hai fatto di, per far conoscere questo grande progetto europeo di pace che è la Via Francigena. Innanzitutto vi ringrazio, perché a questo punto potrei dire meglio tardi che mai, perché siccome tanti anni che lavoro sulla Via Francigena, ma non mi era mai successo che qualcuno se ne fosse accorto di questo. Comunque dico sempre, noi, intendo dire non in rurale maiestatis, ma il sottoscritto e i miei collaboratori, siamo inaffondabili. Perché siamo inaffondabili? Perché non ci sa scopi precisi, cioè denari, nulla, no, ci si rimette, denari niente, cariche diciamo scalate, diciamo, niente, nulla, va avanti, è una rivista, ne ho portati alcuni numeri, passati insomma, delle vecchie annate, che potete dare un'occhiata di che cosa si tratta, è una rivista diciamo seria, ma non troppo seria, nel senso che non la vuole nessuno, perché non viene venduta dai librai, insomma, le librerie non la vendono, perché insomma non è il percorso turistico con le tappe, cioè, no, è un approfondimento sui temi delle vie di pellegrinaggio. E guardate, ce n'è bisogno. Io proprio stamattina ho sentito, dico il peccato ma non il peccatore, qualcuno che perorava la causa del suo comune e che si dimostrava di un'ignoranza veramente crassa, perché non conosce il discorso dei temi legati alla viabilità, la storia della viabilità. La nostra rivista ha questo scopo, veramente. E anche molti di coloro che, i fan della Francigena, insomma, sarebbe bene che si erudissero, diciamo, sul tema, diciamo, vie di pellegrinaggio e vie del Medioevo. Perché ormai da quando fu stabilito il percorso della via da Canterbury a Roma, con un percorso preciso che è quello del famoso arcivescovo Sigeri, ecco, insomma, senza considerare dell'anacronismo storico, ma com'è possibile che una via medievale, alto medievale, così come è indicata da questo arcivescovo, abbia conservato quel tracciato per secoli? Ma guardate, significa non saper niente di storia della viabilità, perché le vie cambiano nel tempo. Ma anche le vie di Roma, che pure erano vie che avevano dei manufatti notevoli, grandiosi, ma non crediate che abbiano avuto sempre lo stesso itinerario. E questa è la premessa per le presentazioni di cui vi parlavo. Quindi, caro Renato, ci sarà da divertirsi. Comunque niente, ci sarà da divertirsi. Un'ultima cosa, ho sentito parlare di Dante e la Via Francigena. E che credete, che non me ne sia interessato un interrogativo? Allora, esiste. Io sono indegnamente socio di un'accademia romana, dei virtuosi al Pantheon, qualcosa del genere, che 2 o 3 anni fa, siccome tutti gli anni si manda dei saggi che pubblicano il loro annuario, manda un saggio proprio su Dante della Via Francigena, scusate la pubblicità come che dire, mi sono fatto. Come dire, anche se, scusate, ma io insisto, l'ultimo applauso lo dedico alla signora Stopani, perché se non si condivide una passione non si arriva a fare quello che ha fatto Renato. Quindi complimenti per il laccio d'oro. Diamoli in un altro momento. Prego il sindaco, come d'accordo, di avvicinarsi al microfono, perché quello che abbiamo fatto adesso è una presenza delle esperienze comunali. Il cappello l'abbiamo visto, le singole esperienze comunali iniziano con Lucia Baracchini, che sapete essere sindaco del comune di Pontremoli. E per permettere di rientrare con i mezzi a disposizione, chiediamo poi invece alla Elisabetta Ferrari di prepararsi. Ci siamo dati un tempo indicativo di 5 minuti che ognuno rispetterà se crede come meglio crede. Grazie sindaco. Grazie, sarò velocissima.
dato, insomma, c'è questo litigio fra microfoni, mi hanno dato questo, uso questo, faccio prima. Il mio, questa brevissima presentazione inizia con un singolare via Francigena, anche se dopo il professore sono sempre più convinta di quello che anche dalle nostre parti viene continuamente sottolineato, proprio questa importante differenza di percorsi che nella storia si sono venuti a costituire sull'arco alpino. Pontremoli è il comune più a nord della Toscana e in qualche modo è la via, la porta della via Francigena. Siamo insieme a Massa, che coordiniamo l'aggregazione nord e abbiamo in qualche modo voluto sintetizzare quello che è quelle che sono le caratteristiche dell'aggregazione e nucleate proprio da questa serie di definizioni: natura, bellezza, storia, cultura, esperienza, essenza, unicità. Questo anche perché il tratto iniziale, proprio quello del comune di Pontremoli, forse è uno dei tratti più appenninici, cioè quasi interamente appenninico. E quindi non potevamo che iniziare con natura. Sì. Questo è un po' l'elenco di quelle che sono le esperienze che abbiamo voluto realizzare nell'aggregazione. Vi renderete conto che molte di queste, se non tutte, sono assolutamente legate alla tipicità del territorio, tipicità data dal premio del libro a Pontremoli, per cui premio Bancarella, per cui abbiamo fatto diversi premi proprio per animare, valorizzare, in qualche modo però anche rendere sempre più forte il legame tra quella che è la via Francigena e le persone che la abitano. Confidiamo moltissimo nell'importanza dell'empowerment per poter arrivare a vivere questi percorsi, queste tante vie, con uno spirito di appartenenza, identità e volontà di renderle vive e di sentirle proprie. Quindi premi dedicati alla lettura, premi dedicati alla scrittura, un borgo da scrivere è quello della scrittura e abbiamo fatto, credo interessante anche, premi fotografici con gli occhi di un pellegrino, proprio perché quello che è uscito anche stamani, credo, con grande forza, quello che fa la differenza nel cammino sono i sensi, l'uso dei sensi e la capacità di ognuno di noi di vivere i propri sensi, quindi il punto di vista, la percezione diventa una via assolutamente privilegiata per usare paradigmi nuovi e diversi. La collaborazione con la Regione e il ringraziamento alla Regione è veramente profondo, perché noi abbiamo potuto fare diverse cose grazie a quello che è stato non solo questo rapporto, ma anche la possibilità, diciamo, di intercettare dei finanziamenti, quindi la ciclabile piuttosto che l'ipovia, che è ancora in una fase non ancora completamente conclusa, ma insomma anche questa ha avuto dei buoni progressi. La Francigena Half Marathon, che è un'altra iniziativa che ha raccolto davvero delle belle adesioni. E la seconda esperienza, volevo sottolinearla come così un po' diversa, perché è un gioco di parole sul sociale, sui social. Abbiamo fatto un piccolo tratto della nostra aggregazione utilizzando dei mezzi di ausilio, perché era proprio finalizzata a tutti, quindi non necessariamente tutti si sarebbero, insomma, sarebbero stati a proprio agio nel camminare molto. Quello che volevamo era agevolare l'incontro, agevolare il confronto, agevolare la chiacchiera, il parlare e l'incontrarsi, quindi sociale, proprio perché la finalità di quell'esperienza era quella di riappropriarsi un po' della nostra necessità come individui di essere sociali. Stiamo portando avanti anche altre iniziative di ordine proprio visivo. Siamo convinti che la via Francigena abbia bisogno di essere maggiormente focalizzata da chi passa in quel territorio. Ora non ho
immagini, dico la verità, però abbiamo realizzato un pellegrino, un bassorilievo, in collaborazione con la Scuola del Marmo, unica in Italia, di Carrara. È stata fatta una convenzione proprio, comuni e scuola, e attraverso questa realizzazione, abbiamo fatto per ora il primo, ma sono proprio in questo momento dell'anno, stanno facendo le altre copie, verrà posizionata una copia del pellegrino in ogni comune. I comuni, fra virgolette, più di costa, è fatta di marmo, perché il marmo di Carrara ovviamente detta il passo, quelli della Lunigiana di Arenaria, perché la nostra storia è fatta di pietre, quindi abbiamo voluto differenziare le due tipologie di materia usate. Prego. Nella seguente slide ci sono semplicemente gli ostelli che sono fruibili da tutti. Molti di voi sicuramente hanno conosciuto in esperienze precedenti, anche Gabriella, che è una delle persone che si occupa di questo ospitale, è oggi chiamato San Lorenzo Martire, era quello dei Cappuccini storicamente, che registra un numero estremamente importante di passaggi annualmente, però questi sono tutti gli ostelli dell'aggregazione, e ci tengo a precisare che molti di questi sono anche proprio privati, quello di Carrara nella fattispecie, che è il ostello del pellegrino Antonio Mazzi, è stato proprio donato da una famiglia in memoria del loro figliolo, e quindi questo è un importante segno di volontà di esserci su questo percorso, che è un percorso di tutti, per ricordare chi non c'è più. E quindi, insomma, da un punto di vista di recettività e di accoglienza, credo che l'aggregazione sia riuscita a fare discreti miglioramenti. E una delle pratiche che mi piaceva portare, ma che sicuramente molti di voi hanno già anche fatto e visto in altre zone, è il discorso della manutenzione. È stato detto molto della manutenzione, le difficoltà che ci sono e quant'altro. Noi ci siamo abbiamo trovato la sintesi con una convenzione con il CAI, e attraverso questa convenzione cerchiamo, per quanto è possibile, perché ripeto il tratto è appenninico per larga parte, di garantire la correttezza della manutenzione ordinaria del tracciato. Su quella straordinaria, ahimè, dobbiamo più volte fare così incontri con la Regione, perché essendo un territorio con tante criticità appunto appenniniche, le emergenze vengono di sovente. Quindi, come risposte di quello che è l'aggregazione nord, che è composta da 10 comuni, dalla Cisa, quindi Comune di Pontremoli fino a Montignoso, credo di poter dire che attraverso i finanziamenti che abbiamo ricevuto siamo stati, fra virgolette, abbastanza al passo con le necessità, i passaggi sono assolutamente cresciuti, i commenti che lasciano sono, credo di poter dire, soddisfacenti. Quello che stiamo cercando di fare è supportare con ulteriori elementi visivi la presenza del tracciato nella nostra zona, e continuare a promuovere momenti di valorizzazione attraverso incontri culturali, fondamentalmente attraverso dibattiti e attraverso le scuole. Questo è un altro obiettivo. L'anno scorso l'abbiamo dovuto saltare per il cattivo tempo, cerchiamo di portare il maggior numero possibile di alunni anche in contemporanea proprio in tutto il tracciato, perché siamo convinti che l'investimento dei ragazzi sia determinante per poterne garantire la continuità nel futuro. Assolutamente. Grazie. Sì, perché la via di questo ha bisogno. Grazie Sindaco, peccato non poter ascoltare più a lungo le diverse esperienze. Assecondavo la preghiera della nostra amica Elisabetta Ferrari del Comune di Montefiascone, eccola, sta arrivando, e così potrà usufruire dei mezzi a disposizione per tornare a 100 km dall'arrivo a Roma, nella patria dell'est-est-est, e quant'altro lei ci dirà. Sì, ti ringrazio, anzi
Spreco un minuto dei miei cinque per ringraziare te, Sandro, e ovviamente l'associazione, in particolare il comune di Monteriggioni e tutti Eraldo e tutti quelli che hanno organizzato questa bellissima giornata di incontro e di scambio. Vi porto i saluti del sindaco di Montefiescone, nonché dei sindaci di Acquapendente, San Lorenzo, Bolsena e Viterbo, perché parleremo di questa zona. Intanto, così per dire quello che appunto, come mi hai presentato, Montefiescone, come sapete, è il 100° chilometro della Via Francigena e per agganciarmi a quello che diceva prima Piacentini, è anche il punto di incrocio tra la Francigena e la Romea. Da Montefiescone poi il percorso diventa comune, che poi è l'antica Cassia, per arrivare a Roma. Proprio qui abbiamo, ad esempio, oltre a delle bellezze naturali particolari come il lago di Bolsena, che è il lago vulcanico più grosso d'Europa, che da Montefiescone si vede completamente perché Montefiescone è in alto, e dal belvedere di Montefiescone i viaggiatori di TripAdvisor hanno giudicato il panorama più bello del mondo, che detta così sembra una stupidaggine, ma se ci pensate è una cosa che dà molto lustro, no? E che comunque è concreta, perché c'è gente che ha votato. Noi l'anno scorso, quest'estate, molti di voi l'avranno vista perché parlava soprattutto della Toscana, la rivista I Meridiani ha dedicato un intero volume alla Via Francigena e quindi alla Toscana, al tratto toscano, ma anche all'ultimo tratto che arriva a Roma e quindi anche al viterbese, e in particolare per quanto riguarda Montefiescone ha citato ad esempio anche delle eccellenze enogastronomiche, tra cui l'Est-Est-Est, per cui è famosissima insomma in tutto il mondo Montefiescone, il vino quindi, e sempre per tornare a Dante, di cui abbiamo parlato oggi, ha citato anche le famose anguille del lago di Bolsena, che sono citate nella Divina Commedia, e ha parlato in particolare del basolato romano. Adesso io non so, qua ci sono delle immagini che scorrono dietro di me che riguardano la maratona di cui adesso vi parlo, che era l'oggetto del mio intervento. Purtroppo quella mattina c'era un po' di nebbia perché si parte la mattina presto, ma poi è venuto fuori il sole, quindi non preoccupatevi. Di questo ovviamente ho portato delle locandine che trovate al desk, volevo appunto dirvi che oltre alle maratone di cui adesso vi parlo, un'altra particolarità che riguarda sempre la Francigena è questo famoso basolato romano, che ha il tratto diciamo più lungo e meglio conservato tra Montefiescone e Viterbo, che è per chi l'ha fatta, ovviamente non sto qui a dilungarmi, chi non l'ha fatta vi invito veramente a venirla a vedere perché è molto emozionante, tanto che ci sono persone che si tolgono le scarpe, le calze e lo fanno a piedi nudi, perché fare a piedi scalzi è, diciamo così, un in memoria, in ricordo, in omaggio al passaggio di San Francesco, quindi ha un significato anche religioso, ma non ecco, diciamo che risponde a una esigenza, diciamo così, di elevazione che comunque ti prende, perché come diceva prima anche il sindaco di Pontremoli, l'esperienza diciamo sensoriale è un po' a tutti i livelli, ti trovi in mezzo ai boschi, in mezzo alle viti, in mezzo agli ulivi, quindi sono dei posti di grandissima bellezza. Detto questo, sono diventati lo scenario naturale di una serie di iniziative, soprattutto di maratone, ma di iniziative sportive e sociali, chiamiamole, perché servono anche per stare insieme, per poi condividere, divertirsi, andare a mangiare dopo insieme, quindi anche delle camminate che non hanno nulla di competitivo. A questo proposito, noi l'anno scorso, come Associazione Europea delle Vie Francigene, ci siamo, diciamo così, abbiamo deciso, ecco, che era opportuno cercare di coordinare un po' queste iniziative, perché intanto sono diventate tante e rischiavano anche di sovrapporsi e di danneggiarsi l'una con l'altra, soprattutto perché avevamo notato che c'erano delle persone che telefonavano per iscriversi dicendo: ah, ma io mi sono già iscritto a quella maratona che c'è una settimana prima, volevo tanto venire anche alla tua.
Allora, io personalmente, conoscendo gli organizzatori, che sono delle persone eccezionali, sia per quanto riguarda Acqua Pendente che per quanto riguarda Montefiascone, e anche a Roma con Paolo Falsini, ci siamo sentiti spesso, che ha organizzato l'anno scorso la maratona, la South Francigena Marathon, che ha fatto l'anno scorso la prima edizione, in particolare con la collaborazione di tante associazioni, di cui in primis sicuramente il CAI, che dà sempre un grande aiuto, nel senso è un punto di riferimento per noi, ma anche l'Avis, l'Aido, i Lions. È un territorio dove le associazioni funzionano molto, mentre c'è un po' di rivalità, di campanilismo che c'è un po' in tutta Italia, tra i vari comuni, tra i vari organizzatori, però le associazioni sono molto trasversali e molto aiutano molto. Quindi siamo riusciti, grazie alla sensibilità dell'Associazione Europea di Vie Francigene, che da qualche anno a questa parte, mentre aveva già nel suo cuore le manifestazioni, le maratone, quindi intese come manifestazioni sportive, ha sposato anche la causa ambientale, quindi la sostenibilità che significa camminare, e a questo punto ci siamo, diciamo così, messi insieme e abbiamo visto che si poteva fare un calendario che, partendo dalla prima che si presenta quest'anno, che è il 26 aprile, che è la maratona del lago di Bolsena, di cui appunto state vedendo le immagini, che consiste nel circumnavigare praticamente il lago facendo 37 km su 54 sulla via Francigena, per cui è una maratona francigena e del lago, e che coinvolge tanti comuni. Poi c'è importantissima, che è giunta all'ottava edizione, che è l'European Francigena Marathon, che è stata la prima, insomma, la storica e la mamma, se volete, di tutte le altre. C'è qui anche Sergio, che che è il papà, che è l'immagine. Quindi era la mamma, lui è il papà. Papà, adesso un po' di più, perché mi risulta che è andato in pensione, quindi... Sì, sì, ho finito. Era solo per dire che dopo questa del 31 di maggio, che ha un programma esagerato quest'anno, perché include anche il weekend del 2 di giugno, e quindi hanno organizzato di tutto ad Acqua Pendente, ho visto un programma bellissimo di iniziative, spettacoli, concerti, mostre, passeggiata nel Bosco del Sasseto. Vorrei, ecco, come ultime cose dire che sono delle iniziative queste, poi segue, scusate, il 30 agosto il Cammino dei Papi, e in ottobre la World Francigena Ultramarathon, che quindi sono tutte al confine più o meno tra Toscana e Lazio, e che valorizzano la Francigena e dei territori bellissimi, e che vedono la presenza sempre più numerosa di stranieri, e questa è una cosa positiva, perché rende queste manifestazioni sempre più internazionali ed è in linea con l'internazionalità della Via Francigena. Ovviamente tutto quello che vi ho detto, anzi scritto e detto molto meglio, lo trovate, perché è reperibile sia sui siti che sulle pagine Facebook degli organizzatori, e anche sono pubblicizzate sul sito e sui social di AEWF, che patrocina insieme a tutti i comuni coinvolti queste bellissime iniziative. Grazie. Grazie Elisabetta Ferrari, Comune di Montefiascone. L'importante è bere dopo che si è camminato o corso, non prima. Pregherei Stefano Raggianti, assessore del Comune di Lucca, con un cognome pesante dal punto di vista storico e critico, quindi per lei sarà un problema essere all'altezza del, non solo dei tempi, ma della assoluta qualità del cognome, di portare la sua esperienza e l'originalità tra le diverse esperienze che lei reputa più significative, originali. Grazie, ambisco soltanto a mantenere l'impegno del tempo, non della qualità, perché il nome è portato indegnamente da me, e quindi la modestia è parte di ogni pellegrino. È proprio così, e la cosa è ancora più complicata quando l'appuntamento è presso la Fondazione Raggianti, presso la quale allora è davvero difficile poter dire qualcosa. No, è quello che capita giustamente.
buona azione, quella che ci auguriamo essere una buona azione, che sarà una buona azione che noi oggi presentiamo davvero molto rapidamente. Salto quindi tutta la parte dei ringraziamenti per la giornata e per il momento. È un prodotto, è un'idea credo abbastanza semplice, abbastanza tradizionale, molto tradizionale, anzi che fa fare forse qualche passo indietro negli strumenti della comunicazione, ed è una sorta come dire, di free press, di stampa di, che abbiamo chiamato in questo modo e che come vedete sta nei canali tradizionali, anche se non sarà distribuito in edicola per la Via Francigena, che vuole essere uno strumento di supporto per i pellegrini, per i viaggiatori e anche per coloro che non si sono ancora avvicinati a questo strumento. Possiamo andare avanti, è sostanzialmente un progetto per promuovere e raccontare le storie, le attrazioni e uno strumento di aiuto e di servizio ai pellegrini. Naturalmente noi lo riferiamo alla nostra aggregazione, al Centro Nord, ma credo che se utile possa essere un'idea anche per le altre aggregazioni. Coinvolge i nostri 10 comuni della nostra aggregazione, che sono tra le altre cose 10 comuni che, come dire, non coincidono né con l'ambito turistico, perché siamo con comuni fuori ambito turistico, nel senso che alcuni comuni non sono nell'ambito turistico Piana di Lucca, nel senso che non tutti i comuni dell'ambito turistico Piana di Lucca fanno parte della Via Francigena, e un comune è anche fuori provincia, perché scavalliamo nella vicina la forza della storia contro i perimetri amministrativi. Esattamente, e con quei meccanismi di accavallamento, qualche volta molto positivi, altre volte un pochino più problematici. Lo illustro brevemente, possiamo andare avanti, la parte del documento che naturalmente, come dicevo prima, è intanto uno strumento editoriale che i pellegrini dovrebbero trovare nei luoghi di accoglienza, nei luoghi di ospitalità, nei luoghi di ristoro, nei punti informazione, e io credo anche al di là dei canali tradizionali e tipici di quelli che possono essere i luoghi di del pellegrino, perché il fenomeno ormai interessa davvero molte persone, cercando di mettere insieme quelle cose che abbiamo detto durante questa giornata, cioè un itinerario strettamente legato al territorio, ma comunque un itinerario europeo che non può perdere la sua come dire, anima europea e complessiva. Possiamo andare avanti, quella che naturalmente presentiamo è una bozza che dovrà essere in qualche modo ancora perfezionata. Crediamo che questo strumento abbia, come dire, un pubblico che possa riguardare anche le giovani generazioni e i giovani, possa interessare in qualche modo anche i giovani, che naturalmente hanno ben altri canali. Possiamo andare avanti, cerchiamo di dare questa immagine coordinata dell'aggregazione del pellegrino e delle immagini. La nostra idea è quella di avere una piccola parte, possiamo anche qui andare avanti, non so se le slide entrano andare avanti? Ancora un attimo, ecco, una parte è dedicata, diciamo così, a tutta la Via Francigena Toscana, quindi riguarda sostanzialmente tutti i 380 chilometri e tutte le aggregazioni. Una parte successiva, anche qui possiamo andare avanti, è invece legata ai tematismi principali del territorio, e quindi i 10 comuni i 10 comuni dell'aggregazione ecco, questa è la parte comune, dicevamo, della Via Francigena Toscana. Se possiamo andare avanti, questa è la parte che riguarda invece più tipicamente l'aggregazione del Centro Nord, dove abbiamo una serie di informazioni anche molto semplici, a cominciare dai luoghi dell'ospitalità e delle informazioni turistiche. Dicevamo prima con gli uffici, che naturalmente ringrazio, questo lavoro che ha fatto in modo particolare il mio ufficio, Stefania Attanasio è qui con me e tutte le altre persone
degli uffici che forse c'è una serie di informazioni aggiuntive di servizi, per esempio i luoghi della stazione, sono luoghi che possono interessare il pellegrino. Sia cartaceo che telematico? Sì, perché c'è a un certo punto un QR code che consente di andare sulle parti della cosa. Consentitemi di dire che tra i luoghi dell'ospitalità l'ufficio ha ottimisticamente, ma non possiamo che essere ottimisti, indicato anche l'ostello Sanfrediano di Lucca, che dopo una lunga e triste e brutta e tutta italiana vicenda di tribunali, di tardi fallimenti, di aperture e di chiusure, tornerà, ci auguriamo, alla via Francigena, ma non solo alla via Francigena, a tutta la città. Questo merita l'applauso, però. Tutta la città, aspettate a farlo. E d'incitamento. Lo facciamo a Lucca all'inaugurazione a cui siete tutti invitati, con data da definire. Non vorrei sbilanciarmi, però credo che quello sarà un momento importante per il turismo della nostra città, per il turismo lento, per il turismo degli itinerari, ma anche per il turismo giovanile, studentesco in generale. Si chiuderà una ferita che c'è stata nella nostra città. Detta questa parentesi, ecco, io credo che questo sia il lavoro che noi abbiamo cominciato a fare con grande impegno, però anche con grande passione, tra gli uffici e tra i vari comuni, cercando, come abbiamo detto, di mettere insieme quei due aspetti, il forte radicamento territoriale. Ogni comune valorizzerà, come dire, qualcuno più il paesaggio, qualcuno più i propri prodotti, ma mantenere forte quello spirito europeo della via Francigena. Grazie dell'attenzione. Grazie infinite, assessore, e della giornata. Grazie infinite, il mondo va avanti e si organizza, cerchiamo di tenere a rete tutto ciò, anche pensando al festival che accoglie eventi gratuiti principalmente e soprattutto tutti gli eventi del territorio e del cammino. Inviterei Daniele Cei, avete capito perché io faccio questo lavoro che è veramente uno sporco lavoro di tagliare le gambe e i tempi alle persone, però così è. Daniele Cei è l'assessore, quindi il collega di Raggianti che abbiamo ascoltato, alla cultura e al turismo del comune di Fucecchio. Grazie, buonasera a tutti. Io sono qui per fare l'intervento a nome dell'aggregazione Centro-Sud della via Francigena Toscana, in qualità di comune capofila. Fucecchio, ci tenevo, diciamo, a raccontare quelle che sono state alcune delle buone pratiche che abbiamo cercato di mettere in piedi con iniziali difficoltà che credo siano condivise da parte degli altri comuni e delle altre aggregazioni, ovvero la capacità di riuscire a mettersi al proprio tavolo, condividere esigenze, problematiche. C'è una necessità di manutenzione, di sfalci, oltre anche alla di promozione, di sfalci, di sistemazione di punti critici, il tempo. Quindi, insomma, sappiamo che questo ruolo comunque è importante per tutto il cammino, però appunto è anche oneroso e di responsabilità per noi comuni che ogni giorno dobbiamo fare in modo che sia ben tenuto per chi poi viene a camminarci. Ho messo insieme velocemente alcune slide che riguardano delle iniziative fatte nel 2018 e nel 2019, perché ritengo che siano state particolarmente interessanti, soprattutto per quello che riguarda un po' l'input che c'era stato dato dalla regione, ovvero cercare anche di sensibilizzare quello che è il territorio attraversato dalla via Francigena, in modo tale che non solo i pellegrini, che già sanno di cosa si sta parlando, si trovino, diciamo, nelle condizioni migliori, ma soprattutto che gli autoctoni abbiano contezza di quello che sta succedendo, riescano a capire che cosa sta facendo questa gente che passa con questi zaini, perché
Non so, ovviamente qui magari l'argomento è ben conosciuto, però vi sarà capitato senz'altro di parlare con persone che non sanno assolutamente niente del tracciato della Via Francigena, del ruolo che ha il Pellegrino, perché è ancora così. Quindi in ambito locale riteniamo molto importante che ci sia questo lavoro di promozione anche proprio sul territorio. E quello che abbiamo fatto è stato fare un bando di, per la selezione di progetti diciamo di promozione territoriale, e abbiamo individuato quello che abbiamo ritenuto veramente il migliore procedo a raccontarvelo. Questo progetto ci è stato presentato da un'associazione che opera nei boschi delle Cerbaie, quindi diciamo che ha la sua attività principale come didattica, escursionismo nei boschi che racchiudono diciamo un cuore verde della Via Francigena fra dopo Alto Pascio, che comprende oltre a Fucecchio, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco, e poi diciamo attraversando l'Arno si accede verso Saminiato, poi fino a Gambassi Terme. In questo territorio c'era bisogno appunto di trovare qualcosa che legasse i vari comuni, e quindi questo progetto in pratica vediamo se va avanti, ok. Ha avuto varie tipologie di intervento. Una a livello social, quindi la creazione del sito dell'aggregazione Toscana Centro Sud e delle relative pagine Facebook e Instagram. Cosa molto importante sempre in questo caso per informare sia chi veniva da fuori che i locali, diciamo che in questo modo capivano quello che stava succedendo. Ecco, le foto che sono state messe a corredo diciamo di questa breve presentazione sono tutte scattate durante gli eventi che sono stati organizzati in occasione di questo progetto. Per cui appunto mi sento in dovere di ringraziare l'Ecoistituto delle Cerbaie, che è qui presente e che appunto ha il merito di averlo sviluppato e progettato. Quindi un sito ricco di informazioni anche tecniche, dove ci sono periodicamente, grazie al fatto che appunto loro percorrono questi tratti, ci sono delle foto che raccontano lo stato di manutenzione e quindi le condizioni dei vari tratti. La pagina Facebook, anche questa, che contiene aggiornamenti di eventi che vengono effettuati sulla Via Francigena. E l'altro, dicevo, sono più aspetti quelli che riguardavano questo progetto. Uno era il web, quindi la visibilità sui social, l'altro era la didattica e poi anche la partecipazione ad eventi sul territorio. Per quanto riguarda il discorso della didattica, prima ho sentito citare appunto l'importanza di coinvolgere le scuole. Ecco, in questo progetto c'è stato l'organizzazione di 14 percorsi didattici nei vari tratti dei 7 comuni dell'aggregazione Centro-Sud, e quindi vediamo che erano percorsi guidati di circa 3 ore, della durata di 5 km ciascuno, nei vari punti, vediamo Castelfranco di Sotto, in tratti particolari, a Fucecchio, dal selciato storico che c'è, è ancora originale, della Via Francigena al Galleno, siamo arrivati a vedere quella che è il luogo della Drosera rotundifolia, una pianta che risale all'era glaciale addirittura. Quindi queste guide ambientali che fanno parte dell'Ecoistituto delle Cerbaie sono persone laureate in scienze naturali, sono guide e quindi hanno proprio fornito delle informazioni molto interessanti ai ragazzi delle scuole medie, 2 per ogni comune, che hanno partecipato a questi percorsi didattici. Quindi Saminiato, anche Castelfiorentino, Montaione, fino a Gambassi Terme. L'altro punto è quello che riguarda
sono stati individuati degli eventi che nei singoli comuni venivano fatti, e quindi per esempio in occasione della festa del Bignè Orientano nel territorio Castelfranco di Sotto si è inserito un percorso animato dove un personaggio, il brigante diciamo delle cerbaie raccontato storicamente, il brigante Orcino, raccontava con questo abbigliamento particolare, quindi che si rifaceva un po' ai tempi, la Francigena, e quindi animava un po' questo tracciato. A Gambassi Terme è stato fatto un altro percorso naturalistico. Arriviamo velocemente in fondo, questi sono i vari eventi che sono stati fatti nei singoli comuni, e poi oltre anche le passeggiate formative di informazione e formazione per il territorio, grazie alla collaborazione e alla sinergia con altre enti e istituzioni del tempo. Prendo l'ultimo minuto che se mi è concesso per citare anche un'iniziativa che abbiamo fatto nel 2019, e qui tengo a ringraziare e a citare anche la buona pratica della collaborazione con un'altra aggregazione, l'aggregazione Centro Nord, che insieme al comune capofila di Lucca ci ha aiutato ad organizzare l'inaugurazione della via Francigena ciclabile, partendo dal Galleno, arrivando fino a Gambassi Terme e ritorno. Abbiamo organizzato una biciclettata con tante persone, con una serie di problematiche anche tecniche da risolvere. Abbiamo coinvolto per esempio per l'assistenza sanitaria i fratres donatori di sangue che avevano sede sia a Fucecchio che a Staminiato che a Gambassi, quindi abbiamo coinvolto anche le realtà del territorio che si sono animate in questa cosa, e abbiamo dato visibilità, qui vediamo anche oltre a Gianni vari sindaci, abbiamo Campinoti di Gambassi Terme, e quindi riteniamo che sia stato anche questo un ottimo modo per dare visibilità a questo tratto di Francigena. Grazie infinite, assessore. Grazie. Paolo Bonari, ufficio progetti sovracomunali del Comune di Siena. Vi porto i saluti dell'assessore Tirelli, che era qui stamani, ma a causa di impegni su Siena ci ha dovuto lasciare, quindi non poteva essere qui, ma ci teneva insomma a portare chiaramente il saluto anche qui dal palco. Le buone pratiche dell'aggregazione Sud, quella dove Siena fa da capofila, diciamo sono diverse le cose che abbiamo avviato. Credo che la prima cosa sia quella di ricordare i comuni che fanno parte di questa aggregazione. Siena è capofila di San Gimignano, Colle, Monteriggioni, Monteroni, Bonconvento, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Montalcino, Abbadia San Salvatore e, spero di essermene ricordati tutti, Castiglione d'Orcia. Questo perché li ho voluti citare perché nel lavoro nostro il rapporto con questi sindaci, assessori, consiglieri che hanno delegato, i funzionari tecnici e amministrativi è fondamentale per il mantenimento della Francigena. La nostra competenza va su oltre 150 chilometri di Francigena, compresa la variante di Abbadia, quindi capite quanto per gestire questo lavoro sia fondamentale il rapporto anche umano che si riesce a creare con queste persone, e occasioni come quella di oggi rafforzano questo tipo di legame, per cui mi sento di ringraziare anche, oltre all'Associazione Europea, il Comune di Monteriggioni per il lavoro che sta facendo. Associazione Europea con la quale siamo sempre in stretto contatto e collaborazione, poi chiaramente l'importanza del supporto della Regione Toscana a questo progetto, a tutti i progetti dei cammini. Considerate che tutta l'attività che noi svolgiamo è finanziata perlomeno all'80-90% attraverso i contributi della Regione Toscana, quindi credo che questo sia un elemento importante da sottolineare. Abbiamo diverse iniziative in cantiere, il nostro ufficio è un ufficio abbastanza giovane, è nato l'anno scorso, in questo momento ci lavoriamo in 5 persone che il Comune di Siena ha messo a disposizione a servizio degli altri comuni, nella convinzione che
che creare questa rete, questa sinergia tra tutto quello che è il turismo lento possa sicuramente essere un arricchimento di tutto il territorio e della città. La azioni di valorizzazione che abbiamo avviato sono diverse, non sto a elencarvele tutte perché in un anno si va dalla organizzazione insieme ad Acqua Pendente dell'Ultramarathon, e qui c'è Sergio Fieri, alla Francigena con gli operatori del territorio, alla Francigena ciclabile. In questo momento abbiamo un'azione formativa, la prima giornata si è svolta a Colle la settimana scorsa, a febbraio saremo a Boconvento, a marzo saremo nuovamente a Siena per formare le strutture ricettive e i tecnici professionisti del territorio. Nella prima uscita a Colle Valdelsa, per capire quanto il tema dei cammini e del turismo lento sia sentito in questo momento, avevamo messo un numero chiuso di 30 partecipanti la mattina, 30 la sera, ci siamo trovati 60 professionisti iscritti la mattina, li abbiamo dovuti comunque prendere, 40 strutture ricettive la sera, e le giornate formative di Bonconvento e Siena sono già esaurite in questo momento. Questo per dare anche il senso, il polso di quella che è il sentimento verso questo tipo di turismo in questo momento in Toscana. La buona pratica, una buona pratica in questo momento, quello che abbiamo lavorato è la manutenzione. Un monitoraggio effettuato a primavera grazie all'aiuto delle associazioni locali, in primo il trekking senese, ma anche tutte le associazioni del territorio, abbiamo creato un libro di quasi 150 pagine che raccontava tutte le criticità ritrovate. Abbiamo attivato 3-4 interventi di manutenzione ordinaria e in questo momento abbiamo, grazie a questo libro, avviato 7 cantieri. In questo momento ci sono 7 cantieri aperti che vanno da Castiglione d'Orcia a San Gimignano a Monterigione, un intervento finito pochi giorni fa che riusciamo a coordinare grazie all'aiuto e alla stretta collaborazione che troviamo sui territori. Abbiamo riattivato, potenziato insieme a questi comuni tutti i fontanelli, e quindi a primavera credo che la Francigena sarà pienamente fruibile, forse ancora più bella, con tutti i fontanelli disponibili e diciamo con l'entusiasmo nostro e di tutti i territori che in qualche modo condividono con noi questa avventura. Per cui grazie dell'occasione che ci avete dato e grazie per il lavoro che fate. Grazie a te per la capacità di sintesi e anche l'ottimismo che trapela dalla tua descrizione. Ora, tra le buone pratiche, noi avremo adesso il comune di Avigliana a Torino. Il sindaco è qui con noi e ci racconterà come l'Italia è fatta dalle Alpi alle piramidi, visto che abbiamo parlato di Puglia e ci mancava un vertice. Allora, no. Mi sentite? Sì. Allora, buonasera a tutti, grazie insomma di questo invito e di questa possibilità di presentare anche questo tratto della Via Francigena, che è un po' singolare perché il nostro è un po' un ramo cadetto collaterale, come si è detto è stato accreditato nel 2011. Io sono sì sindaco del comune di Avigliana, ma sono anche vicepresidente dell'Unione Montana Valle di Susa, e quindi parlerò a nome in realtà di tutto il territorio più che del nostro comune. Se si può andare avanti, dicevo appunto questo itinerario che è un po' singolare perché non è il tratto appunto classico che ha percorso Sigerico, ma è quello di un altro pellegrino, l'anonimo Burdigalense, che nel 333 attraversa questo tratto con appunto le diverse stazioni di posta della Via delle Gallie. Oggi è possibile percorrere circa 170 km fra tutti quanti i vari percorsi ciclabili e pedonali, potendo insomma godere di paesaggi mozzafiato, ma anche di molti monumenti che però io vi faccio vedere attraverso una carrellata, attraverso un video appunto di promozione del nostro territorio. Thank you.
Ecco, il video si chiude con l'immagine della Sacra di San Michele, che grazie alla Via Francigena e all'aggiunta del tratto della Via Francigena del Sud oggi si potrà collegare sotto questo cappello con l'altro santuario micaelico importantissimo a livello nazionale, che è Monte Sant'Angelo. Quindi la Via Francigena unisce anche questi due territori. Che cosa abbiamo pensato? La slide prima, scusami. Sì, abbiamo, con Mont Saint-Michel stiamo creando un gemellaggio in realtà trilaterale, quindi Sacra di San Michele in mezzo, Mont Saint-Michel e Monte Sant'Angelo più a sud. Avete visto nel video, la bicicletta è uno dei mezzi che cerchiamo di promuovere di più per l'outdoor, esplorare appunto il nostro territorio. Ci siamo inventati una ciclovia francigena, in realtà mutuando questa buona prassi anche da altri territori. La vedete tracciata in rosso, è un collegamento che parte da appunto Avigliana, che fa da snodo con altri due percorsi, uno collegherà alla Venaria, l'altro invece ed è già in parte. E l'altra invece scende giù verso Cuneo e quindi è un po' un crocevia, e il tutto, vedete, tutti gli altri percorsi sono tutti comunque percorsi ciclabili anche in mountain bike, che appunto abbiamo voluto collegare e mettere sotto un unico cappello, che è quello appunto della Via Francigena. Se andiamo avanti, i numeri sono 77 km di dorsale, che quindi attraversa tutta la valle in modo abbastanza celere, poi ci si può collegare agli altri percorsi, 22 comuni come i comuni dell'Unione Montana Val di Susa, 70 imprese e servizi turistici che in questo momento sono presenti e che saranno collegati. Ci siamo inventati anche questo logo, ovviamente non poteva mancare il pellegrino e lo skyline della Sacra di San Michele e ovviamente i raggi della bicicletta. È nato già un primo bicigrill della Val di Susa, lo vedete in quella foto. L'idea è quella ovviamente di poter collegare e dare dei servizi soprattutto alle famiglie, e l'idea, la suggestione appunto una delle abbazie, la precettoria di Sant'Antonio di Ranverso. Andiamo oltre, qualche numero. Il progetto complessivo è quindi tutti i 77 chilometri che collegano poi alla Francia, sono circa 7 milioni di euro. Siamo riusciti a finanziarne praticamente la metà, il primo con un mutuo del CONI, il secondo grazie a un finanziamento della Regione Piemonte che ha cominciato appunto a finanziare i percorsi ciclabili. È un tassello di un percorso molto più lungo perché si connette all'Eurovelo 8, quindi Venezia-Torino, il famoso progetto Vento, ma anche all'itinerario FIAB e AIDA che collega il Colle del Moncenisio a Trieste, quindi praticamente attraversiamo tutto il nord Italia. E oltre appunto all'Eurovelo 15 guardiamo anche all'Oltralpe, quindi Morienna e l'Alta Savoia. Andiamo oltre. Qui scorre una carrellata tipologie, insomma, di rendering, di segnaletica, ancora oltre. Questo è un tratto così come attuale, nel momento in cui dovessimo percorrerlo in bici lo vedremo più o meno in questi termini, sono suggestioni. Andiamo verso la fine. Allora, al di là dell'infrastruttura tecnica, questa è l'occasione per fare tutta una serie di ragionamenti per mettere in rete i vari operatori e quindi per sviluppare dei criteri omogenei anche con l'Alta Valle e con la Maurienne e a identificare proprio delle tipologie anche di segnaletica che ci consentono di percorrere appunto l'itinerario tra l'Italia e la Francia. Infine, oltre appunto abbiamo un'altra slide con le azioni a cui stiamo arrivando, oltre quindi alla pubblicazione dei lavori che si stanno quindi per realizzare, quindi siamo alla realizzazione della prima metà di percorso, sviluppo di nuovi servizi bike e un'altra cosa interessante è il sostegno alla formazione professionale degli accompagnatori cicloturistici che hanno tutto un certo tipo di formazione. Unione Montana e Città Metropolitana di Torino si sono messi insieme e stanno offrendo la possibilità di formarsi, quindi ottenere l'attestato per essere degli operatori, e infine offerte ovviamente turistiche per, per il posizionamento della Val di Susa sul mercato. In 10 giorni 3.000 posti erano disponibili, 2.500 sono già occupati, quindi affrettatevi, gli ultimi 500 posti per chi vuole attraversare questo meraviglioso parte d'Italia ancora poco conosciuta. Grazie e arrivederci. Quello che non vi ha detto il sindaco è che lavora anche nella radio locale, perché è riuscito a trasferirci 4
100 unità informative nei tempi debiti. Grazie e pregherei il nostro amico vicepresidente dell'IVF di raggiungerci un attimo per salutare e sostituire la vicepresidente della provincia che al momento non è ancora arrivata. Quindi i 3 minuti di una persona che indossa 2 cappelli, 3 con quello del camminatore. Rispetterò rigorosamente i 3 minuti, ringrazio di questa opportunità. Porto i saluti di Regione Lombardia e in modo particolare delle province di Pavia e Lodi che fanno parte di 220 chilometri di percorso di Via Francigena. È un percorso molto importante dove vede la città di Pavia crossroad di numerosi itinerari culturali, è una città fantastica, è una città che ha una storia importante e pertanto la Regione Lombardia sta investendo molto su questo tratto di Via Francigena. Io porto i saluti anche dalla provincia di Lodi, il mio comune, sindaco del comune di Oriolitta. La provincia di Lodi ha un piccolo tratto di Via Francigena, però un tratto molto importante e significativo. Noi siamo l'attraversamento del Po, dove Sigerico, sulla 39esima tappa della Via Francigena, ha guadato il Po da Corte Sant'Andrea a Soprarivo, la sponda piacentina. Ecco, questo è un particolare tratto che è molto interessante sotto l'aspetto storico e anche paesaggistico, perché i pellegrini che guardano il Po si portano con sé un ricordo importante della Via Francigena. Il Po lo conoscete tutti, io non ho immagini perché è un po' improvvisato questo mio intervento e ringrazio molto l'amico che è sempre molto gentile, che mi dà la parola. Pertanto tutti conoscete però il Po, noi abbiamo un servizio di traghettamento dei pellegrini con una barca di 19 posti e devo dire che facciamo fatica a far passare tutti i pellegrini perché ne arrivano veramente tanti. Siamo soprattutto attraversati da pellegrini stranieri perché essendo al nord praticamente tutti quelli che arrivano dalla Francia, dalla Svizzera, da tutta Europa, da Canterbury, attraversano il nostro piccolo territorio, il nostro piccolo paese. E pertanto abbiamo dei numeri importantissimi, ho visto che anche noi come a Lucca raggiungiamo, abbiamo addirittura superato le 1000 presenze solo nel piccolo ostello di Oriolitta, però ecco, i numeri sono in aumento e abbiamo richieste, ci sono già prenotazioni che stanno arrivando perché ormai i pellegrini sono informati, non partono se non hanno la certezza di arrivare in un punto tappa e trovare il posto per dormire, ormai usano tutti i sistemi informatici e stiamo raccogliendo proprio in questi giorni un'infinità di richieste dal Belgio, dalla Francia, dall'Olanda che tutti prenotano per maggio-giugno, si portano avanti, cioè proprio per paura di non trovare posto, perché ormai la Via Francigena sta diventando una realtà importante e questo sicuramente dà un vantaggio ai nostri piccoli paesi, alle nostre piccole comunità, pensate Oriolitta, 2100 abitanti, dove siamo il centro dell'Europa, dove anche gli operatori economici del paese stanno vedendo i primi risultati, stanno aprendo, abbiamo una farmacia francigena per esempio che ci onora, perché sappiamo che hanno bisogno anche risalenti all'alto medioevo. Abbiamo osterie, abbiamo punti di ristoro che lavorano in modo particolare, ecco, per la presenza di tutti questi pellegrini. Pertanto questo è un po' il successo, un po' diciamo il miracolo che si è creato sulla Via Francigena, grazie all'Associazione Europea delle Vie Francigene che ha fatto questo lavoro straordinario. E al suo vicepresidente che merita un applauso. Dove tutti siamo molto disponibili e molto attenti per i nostri soci, per dare assistenza ai nostri soci. Ecco, e poi prendo l'occasione per lanciare, non ho sentito in questo consesso molto importante, però e noi tra l'altro come associazione ce l'abbiamo nel programma, la formazione, perché i pellegrini che arrivano negli ostelli ormai sono pellegrini che hanno un'esperienza, se hanno fatto Santiago di Compostela poi vogliono essere accolti alla stessa maniera, vogliono che ci sia l'accoglienza pellegrina, l'accoglienza povera, la disponibilità. Ecco, questo dobbiamo preparare i nostri ospedalieri, i nostri operatori,
operatori che ci sono sulle strutture ricettive, affinché ci sia proprio l'accoglienza fatta come si deve, ecco, con lo stile di un grande itinerario europeo, qual è il nostro itinerario francigeno. Perciò grazie a tutti, ringrazio. Grazie a te, è un intervento che non può che chiudersi con loro. E vi invito tutti, non sto a parlare delle iniziative perché ce ne sono molte. Vi aspettiamo a vedere tutte in anche calce e nel sito dell'IWF. Grazie a tutti. E comunque temete chi dice che non sforerà mai il tempo assegnato. Maria Pia Barigi, grazie per essere con noi. Ed è una persona molto amica della via, molto presente nel tempo e rappresenta il comune di Fidenza. Grazie. Occorrerà un attimo cambiare le strategie comunicative per evitare il torpore che già incombe su coloro che sono sopravvissuti. Allora, vedete che nelle slide c'è una nuova domus della Via Francigena. Possiamo immediatamente chiederci se la Via Francigena o Francigena necessita di una domus. Ne ha bisogno, in quanto il percorso e il viaggiare deve essere direttamente proporzionale a una stasi, a una tappa. E mi piacerebbe, dicevo, introdurre un qualcosa di cui oggi ancora non si è parlato, e cioè della stabilitas loci, e cioè la necessità di una stasi e di una sosta che una domus, cioè una casa, può offrire a chi viaggia. Il comune è quello di Fidenza. A Fidenza, come si ricorda, nel 2001 è sorta l'associazione, ci studiavamo già nel 1996 e anche in tempi pregressi. Allora, perché appunto una casa? Una casa per sostare, per ristorarsi, per incontrarsi, per studiare e per impegnarsi. Se potete far vedere la seconda slide, ecco, questa mostra come Fidenza sia esattamente al centro di quel lungo percorso che parte da Canterbury e arriva a Santa Maria di Leuca. Un'altra, per favore. E ricorda come Fidenza, con la sua cattedrale, abbia non tanto il simbolo, ma è l'emblema in San Simone. È San Simone Apostolo, Simone Zelota, che con il suo cartiglio, ce lo ricordiamo, ma per coloro che si affacciano ora alla Francigena, ci dice Simon Apostolus eundi Romam demonstrat hoc viam, cioè questa è la via che porta a Roma. Così ricordo che anche quella sequenza di pellegrini che sono diventati in questo caso il simbolo della Francigena siano appunto una decorazione, un basso rilievo antelamico della cattedrale di Fidenza. Dov'è questa casa? Qual è la casa che proponiamo? Nel Collegio dei Gesuiti. A Fidenza, al termine del Decumano Massimo, sorse alla fine del 1600 per volere dei Farnese un complesso gesuitico. Un collegio. Sono gli stessi Farnese che diedero luogo qui in una località non molto lontana al Castrum Farneti. Gli stessi Farnesi che a un certo punto, per volere di Paolo III, ebbero il Ducato di Parma e Piacenza nel 1545 e che sostituirono in un brevissimo tempo il loro emblema araldico, cioè l'unicorno, con quello delle chiavi papali e farnesiane. Quindi per volere di un Farnese, quindi nell'ambito delle architetture farnesiane, che peraltro saranno celebrate in Parma 2020 quest'anno, c'è questo collegio dei Gesuiti. In altri termini lo potremmo definire anche un isolato, poiché è un'aggregazione a tre grandi cortili, presso i quali poi è sorto anche un santuario. Quindi questo, così come lo vedete nella sua collocazione all'interno del centro urbano, sarà appunto la nuova domus per la via Francigena. Quindi, perché? Quella via Francigena alla quale Fidenza appartiene
e che parte da Calendasco. Il vicepresidente prima ricordava il momento in cui la Francigena entra in Emilia, Calendasco, cioè Apud Padum. Ecco, in quel Calendasco, con quel toponimo che è già ligure, non nel senso di Liguria, ma nel senso di liguri presenti in tutto il nostro territorio, è il primo, è la prima tappa di un percorso che dura circa un centinaio di chilometri e che vede Calendasco, Piacenza, Pontenure, Fiorenzuola, Fidenza, Fornovo, perché dopo Fornovo invece inizia un altro tratto che comincia a diventare appunto di montagna. Perché lo sottolineo? Perché la Francigena di pianura è molto meno amena di quanto non possa essere quella poi che inizia in salita o di questi luoghi, ma però che ha una funzione fondamentale. Per questo motivo in quel tratto gli imperatori chiamavano le diete, e infatti vicino a Calendasco c'è Roncaglia, e cioè dove Federico il Barbarossa, che tanto amò Borgo San Donnino, convocò la dieta di Roncaglia e tante altre diete. Cos'erano le diete se non delle assemblee di dialogo? La casa della Francigena sarà un luogo assembleare dal punto di vista etimologico, cioè dove si studia e dove si dialoga. Allora, prego. Ma insomma, le assemblee non sempre sono inciuci. Direi che dipende da chi le governa. Possono essere luogo di confronto e di democrazia partecipata, oppure anche luogo di inciucio, come dite voi in Toscana. Io voglio pensare che siano luoghi assembleari, e così sarà senz'altro la nostra domus nuova della Via Francigena. Allora, per incrementare e per dare più sostanza appunto a questo nostro desiderio, che vede tanti investimenti e risorse pregresse, ecco, noi a fine maggio indiciamo, non dico una dieta, ma però in questo caso sì, stiamo sottolineando che faremo un festival, come lo direbbe Giovannino Guareschi, quindi con l'accento sull'ultima, festival. E sarà un festival curato da Terre di Mezzo, un festival che ancora una volta, come vediamo, sarà di rappresentanza per il territorio. E sarà un momento nel quale appunto ci si confronterà e si studierà, perché come diceva prima l'accademico dei Lincei, cioè Stoppani, che è andato, occorre studiare prima appunto di parlare, prima di promuovere, e lo sanno bene coloro che hanno dato vita alla Via Francigena, perché senza lo studio e senza la conoscenza dei luoghi è difficile portare avanti dei progetti, anche se si è determinati. Io ho finito e vi invito a Fidenza a fine maggio a questo festival, di cui poi cercheremo di darvi non tanto notizie quanto conoscenza. Grazie. Grazie a te. Buonasera, allora io sono qui per rappresentare un raggruppamento di comuni a cavallo fra le province di Benevento e d'Avellino a partire da Benevento fino ai confini con la Puglia per un tratto di via Francigena che coincide con l'antica consolare Traiana. Sono qui per sostanzialmente questo percorso coincide con la Valle del Miscano e questo gruppo di 12 comuni, due comunità montane ha sottoscritto un protocollo d'intesa che si chiama Sulle tracce di Traiano ed è finalizzato alla valorizzazione della Via Francigena. In quest'ambito abbiamo richiesto un finanziamento alla Regione Campania sul PSR Campania per la messa in sicurezza del percorso che si chiama Valorizzazione del tratto nella Valle del Miscano. I comuni interessati dal progetto sono quelli interessati dal percorso principale della Via Francigena così come individuato dalla EWF, poi ci sono altri quattro comuni che sono una sorta di buffer zone della via Francigena. Avanti. Il percorso è quello che vedete
in giallo, parte da Paduli, Sant'Arcangelo, Buonalbergo, Casalbore, Monte Calvo Irpino, Aliano Irpino, Greci e Castelfranco. Avanti. L'intervento ha previsto la messa in sicurezza dei punti più critici del percorso con la sistemazione, con interventi molto leggeri di ingegneria naturalistica e la realizzazione di alcuni di cartellonistica di alcuni punti di sosta per i pellegrini. Quindi sono alcune schede molto tecniche su cui non mi soffermo neanche un secondo. Avanti. Quindi abbiamo previsto delle tabelle, delle pensiline e poi volevo farvi vedere dove passa questo percorso. Ci sono paesaggi molto, molto variegati, c'è un po' di lentezza nel... Ci sono monumenti. Questo è il ponte romano delle Chianche, uno dei ponti più importanti della via Traiana. Questa è la torre normanna di Casalbore. Centro storico, abbiamo saltato, paesaggi innevati, guardando verso Faeto, verso la Puglia. Ci sono presenze di arte, questo è Iorit. Andare? Sì. Sta, è che le foto sono forse un po' pesanti, perciò non... installazioni artistiche in palazzi storici all'interno dei comuni, arte, una statua lignea, le bolle della Malvizza, qualche incontro non tanto fortuito, anche questo... ma soprattutto persone. Colore e calore umano. Qui è saltata la foto, bene. Questi sono alcuni percorsi che facciamo e questo è il cartiglio di quella statua che abbiamo visto prima molto velocemente, che è una statua lignea del XIII secolo che sta sulla via Francigena, nel cui cartiglio è insito il percorso della via Francigena, perché indica naturalmente la strada, che è una strada naturalmente di fede, questo... E anche Alfa e Omega. Sì, ma questo stesso... iscrizione la troviamo per esempio all'interno della grotta di San Michele nella Trinità Tricefala. Tutto si lega. Sarà bellissimo vedere come questo progetto, che mi sembra tecnicamente molto strutturato, possa essere compiuto, anche se dalle immagini che ci sono state mostrate è già praticato. Sì, è già, quindi, come dire, praticato. Non abbiamo alibi per non andare a trovare il nostro amico. Ha bisogno di un po' di... Grazie Luigi, e per l'intervento conclusivo invito a salire Gianfranco Ciola del GAL Alto Salento. Allora, dicevo che ci troviamo in Puglia, Alto Salento, territorio a nord di Brindisi, Carovigno, Ostuni, zona praticamente costiera lungo la piana degli olivi secolari. Io sono direttore di un GAL, che è quello dell'Alto Salento. In questo territorio ci sono due parchi, due aree naturali protette come la riserva di Torre Guaceto e il parco delle dune costiere. Ci troviamo nella zona della piana degli olivi monumentali, la più alta concentrazione di olivi monumentali presenti nel Mediterraneo. Sono circa 1 milione di piante, gran parte censite dalla regione Puglia con una legge a tutela degli oliveti monumentali, un sistema di masserie storiche che si trovano, guarda caso, a destra e a sinistra della via Traiana. Un bosco di olivi sconfinato, ci sono questi borghi, tra cui Ostuni, che sorge, come dire, su una collina e domina tutta la piana olivetata. Questo paesaggio agrario è un paesaggio rurale storico, riconosciuto dal Ministero dell'Agricoltura nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici. Ci sono degli insediamenti rupestri
che si trovano all'interno di queste incisioni carsiche e che da sempre sono state abitate, quindi anche luoghi di culto, tra cui una delle chiese più antiche è quella di San Giacomo, che si trova lungo la via Traiana, e poi oltre un centinaio di frantoi ipogei scavati nella roccia sia di epoca bizantina e poi medievale. Lungo la Traiana, quindi che è stato individuato il percorso della Traiana, il tracciato della Traiana come Francigena del Sud, ci sono anche i dolmen, che sono monumenti funerari di 4 millenni fa, e poi chiese, luoghi di culto di epoca bizantina, sempre presenti, come dire, lungo la Francigena. Questa è la chiesa di San Pietro in Ottava, lungo l'ottavo cardo romano, che si innestava sulla Traiana. Molte di queste sono state recuperate anche grazie ai fondi del GAL da operatori privati e sono oggetto di visita e conoscenza. Arriviamo a Brindisi con la chiesa di Santa Maria del Casale, dove si tenne anche il processo dei Templari, così come San Giovanni al Sepolcro, e tutta una serie di insediamenti rupestri con affreschi bizantini. Presenti anche aree di interesse naturalistico, questa è Torre Guaceto, che è un'area marina protetta, e così la Torre del Pilone. L'elemento, come dire, più importante su cui abbiamo lavorato in tutti questi anni, più che il capitale materiale, è proprio quello immateriale, il capitale umano, che ha ricamato questo territorio gestendo questi oliveti monumentali, e con loro praticamente abbiamo avviato un percorso di valorizzazione di questo territorio. Abbiamo cominciato oltre 10 anni fa a recuperare una vecchia stazione ferroviaria che è diventata un centro visita e che, dove si tengono numerose attività e eventi culturali. Manco a farla apposta, questa stazione ferroviaria si trova lungo la Traiana, Francigena Traiana, e quindi praticamente un luogo dove partono visite guidate, dove anni fa è stato anche attrezzato tutto il percorso della via Traiana e fatto conoscere innanzitutto la comunità locale, perché la prima cosa, più che parlare ai turisti, i primi turisti è la gente del posto, chi abita, vive il posto e non sa cosa c'ha sotto i piedi. Per cui tutti sono eventi di interesse culturale, naturalistico, ambientale, non c'è un sabato, una domenica dove questi posti non siano frequentati, invece che frequentare ipermercati a spingere carrelli vuoti. E per cui praticamente l'obiettivo è proprio quello di coinvolgere le aziende agricole, le masserie, il sistema delle masserie che si trovano lungo la Traiana. Molte di queste ormai da molti anni sono recuperate, quindi sono luoghi di accoglienza, di ospitalità, di attività didattica, luoghi dove si fa anche accoglienza per cicloturisti e camminatori. Abbiamo anche fatto molte attività di formazione sulla mobilità lenta a tutti gli operatori economici del territorio, e abbiamo attrezzato tutto il tracciato della Traiana anche attraverso citazioni di viaggiatori che l'hanno percorsa nei secoli, da Orazio, Strabone, Columella, Ettore della Giovanna, il Maggimi, l'Alberti, per cui abbiamo inserito tutte le citazioni di coloro che hanno raccontato un paesaggio che, manco a farla apposta, da Columella, un collega agronomo di 2000 anni fa, lo ritroviamo pari pari, uguali, con le stesse piante che lui ha descritto nei suoi trattati anni fa. Lo stesso abbiamo riprodotto in vari punti anche la tavola peutingeriana, questo è il percorso. Abbiamo allestito tutta la segnaletica già da anni, manco a farla apposta, sullo stesso percorso c'è anche l'itinerario numero 6 di Bicitalia, quindi un itinerario ciclabile e pedonabile, quindi praticamente è come avere un doppio vantaggio. E quindi questi sono un po' tutti i pellegrini e i camminatori che la percorrono, sia a piedi che in bici. In questi anni abbiamo anche recuperato tanti sfridi o relitti stradali per realizzare punti informativi, e quindi praticamente è come se c'è stato un piano strategico che anche il GAL attualmente, con una dotazione di 7 milioni di euro, ha individuato come sua strategia di sviluppo locale la mobilità lenta attraverso questi assi infrastrutturali per noi molto importanti, come la via Francigena, la Traiana Francigena, e l'altra parte la ciclovia dell'acquedotto che dall'Irpinia invece porta l'acqua in Puglia all'inizio del secolo, no? E che finisce a Montefellone. Lavoriamo durante il periodo invernale attraverso questa intermodalità treno più bici, abbiamo allestito tutte le stazioni ferroviarie con pannelli informativi su tutto quello che c'è sul territorio, e quindi anche lungo la costa attraverso
la mobilità sostenibile anche con i mezzi messi a disposizione delle aree protette. Una ex casa cantoniera, quella dell'ANAS Rosso Porpora, che si trova lungo la statale 16 Adriatica, che manco a farla apposta, è parallela alla Traiana, è stata recuperata, adesso ospita, ci sono 18 posti letto, una attrezzatissima ciclofficina, e praticamente facciamo molta attività tra dove? In una ex casa cantoniera e in una ex stazione ferroviaria, cioè due luoghi dove si fa mobilità tra virgolette pesante, che invece adesso sono state destinate a fare mobilità dolce. E quindi si fa molta attività di formazione anche con gli operatori del territorio, con gli imprenditori, questi sono per esempio dei bicicrocieristi tedeschi arrivati con una nave da crociera a Brindisi, qui passando da Santa Maria del Casale e poi arrivando fino al parco, manco a farlo apposta, come dire, hanno fatto il percorso inverso, da Brindisi verso nord. Abbiamo anche i contatori per contare, come dire, il numero di passaggi che ci sono lungo la Francigena Traiana, in tutti e due i versi, in modo da verificare anche i flussi. Abbiamo allestito anche delle ciclofficine mobili e quindi anche con tutte le associazioni del territorio li coinvolgiamo nell'attività di gestione dell'alberga bici. Qui abbiamo due bici come quelle che abbiamo visto stamattina, tandem, per permettere anche ai ipovedenti non vedenti la possibilità di godere del piacere, come dire, di percorrere queste strade, di far sì che il vento li possa scorrere, come dire, in viso e nelle ascelle. Nello stesso tempo abbiamo anche delle bici con le pedalate, che si possono pedalare con le mani per chi ha l'invalidità, come dire, degli arti inferiori. L'ultima cosa, lungo il tragitto abbiamo lavorato molto nel recuperare tutte le aree abbandonate dove c'erano discariche di rifiuti, dove c'era quasi di tutto. L'abbiamo fatto con la partecipazione della comunità locale, con le aziende, le masserie del territorio, con i ragazzi dell'Istituto Tecnico Agrario, per cui abbiamo recuperato ben 34 aree di sosta lungo il percorso. Lì dove c'erano rifiuti sono diventati dei piccoli gioielli, perché sporco porta sporco, pulito porta pulito, e quindi bisogna dare per forza, come dire, il senso della pulizia e dell'ordine lungo il percorso. La partecipazione è molto forte con la comunità locale, ci siamo anche certificati con la Carta Europea del Turismo Sostenibile, questo al Parlamento Europeo abbiamo ricevuto questo, con il coinvolgimento e la partecipazione, perché da soli non siamo mandrache, non riusciremo a fare niente se non c'è la forte partecipazione da parte delle imprese. Abbiamo realizzato negli anni passati dei progetti di cooperazione anche con la Siria, con la regione dell'Ibled, sui percorsi della strada degli olivi monumentali, adesso è ancora una regione occupata dall'ISIS, e abbiamo fatto una sorta di comunicazione e promozione congiunta dei due territori, territori straordinari, straordinari, la zona delle città morte nell'Ibled e lì da noi. Questi sono tutti i percorsi che facciamo e le iniziative per promuovere nelle giornate dell'olio, della raccolta lungo la Francigena, con una grande partecipazione, con visita ai frantoi ipogei, un bio itinerario che mette insieme tutte le aziende agricole biologiche presenti lungo la via Traiana, e quindi per noi non è un fine, è uno strumento importantissimo e fondamentale per fare economia e sviluppo locale. Io mi occupo di sviluppo locale e quindi praticamente sia le ciclovie sia il fatto di andare lentamente sul territorio, come sentivo stamattina, anche apprezzato molto l'intervento dell'assessore al turismo della regione Toscana, poter vedere i pregi e i difetti, ma vederli, come dire, in maniera lenta e apprezzare l'autenticità di un territorio. Utilizziamo tutti i mezzi di locomozione per conoscere il territorio. E la mucca era incontrata, non l'ha utilizzata? La mucca era incontrata, non l'ha utilizzata? No, l'abbiamo messa apposta. No, no, scherzo, ne ho battuto. E il resto, queste sono attività di teatro che facciamo nelle masserie, degustazione dell'olio, degli oliveti secolari, al fine di dare valore a delle produzioni agrarie che non trovano valore, se non trovano valore rischiano, come dire, di essere abbandonate. E così è un turismo fuori stagione, non ci interessa luglio e agosto, non facciamo un evento a luglio e agosto, anzi facciamo attività proprio per l'impegno che abbiamo preso con la Carta Europea del Turismo Sostenibile di fare attività e eventi che vanno da ottobre fino ad aprile-maggio. Il resto, come dire, il territorio si vende da solo. L'obiettivo è valorizzare questi paesaggi rurali storici e far sì, cioè, noi sappiamo che il soggetto principale più importante che è in grado di mantenere quel paesaggio è l'agricoltore. Se si riesce a dare valore al lavoro dell'agricoltore uguale al valore dei suoi prodotti, quei paesaggi rimangono.
altrimenti, come dire, con la fantasia e con la filosofia non si riesce a mantenere questo paesaggio. Per cui stimoliamo tutte le iniziative, nuove imprese, anche di start-up, per le nuove imprese per produrre, come dire, prodotti legati al territorio, sempre lungo la Francigena, questo soprattutto nella piana brindisina, così come abbiamo avviato in questi anni progetti di filiera, come dire, legati ai prodotti del territorio, i presidi slow food legati a dei pomodori, che manco a farlo apposta ricordo sempre di averli assaggiati nel Senese, dei pomodori ottenuti nella zona di Torre Guaceto, e quindi praticamente questi sono eventi che facciamo durante il periodo estivo lungo il percorso. È un percorso, chiudo, che parte da lontano, perché tutta questa attività l'abbiamo avviata circa 10 anni fa, poi ci siamo incontrati con Angelo Fabio Attolico e abbiamo messo a regime tutto ciò e abbiamo fatto sì che tutto questo processo si incanalasse all'interno della Francigena. Però è un percorso di lungo periodo e che praticamente deve generare delle prospettive per le generazioni future che devono rimanere su questo territorio. Ok, vi ringrazio. Grazie Gianfranco, abbiamo iniziato bene il pomeriggio e ugualmente l'abbiamo finito bene, con un'esperienza molto ben costruita, un tavolo che spiana davvero bene, complimenti, un'ottima cosa. Mentre prego a Paola Buti, vice sindaco di Monteriggioni, e al presidente di IWF Massimo Tedeschi di salire, c'è una piccola sorpresa che riguarda quest'ultima cornice. Riguarda una storia piuttosto originale di cui avrete molto letto sui giornali, di cui Giovanni è stato anche interprete, quindi oggi citato, non soltanto premiato, e che riguarda una famiglia che ha deciso di venire a trovarci. Non si arrabbi, mi allontano dal microfono, ma è necessario. Una famiglia con un bambino di 2 anni, un bambino di 4, un bambino di 6, madre e padre medici e 2 arsini. Si tratta di Louis Martin Lou Austin. E mancano i nomi degli asini, me ne dispiace, ma ci siamo sentiti al telefono e non me l'hanno voluti dire. È l'ultimo dei premi che abbiamo assegnato quest'anno come festival, ed essendo loro ripartiti da 2 giorni e non potevano venire, ci avrebbero tenuto moltissimo, hanno mandato 2 auguri da 20 secondi. Merci beaucoup, je m'appelle Lou, merci beaucoup, la vie francigena. Je m'appelle Martin, merci beaucoup la vie francigena. Non sono fantastici, questi erano i 3 bambini insieme e questo è chiudere il papà. Toute la famille Payel remercie les hospitaliers de la Via Francigena. C'est grâce à vous que ce pèlerinage a été possible. Et nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour les pèlerins. Continuez à garder l'esprit de ce pèlerinage, que ce ne soit pas un trekking, mais un réel accueil de pèlerins. Et à très bientôt. Fantastici, davvero fantastici. Sono 30 secondi Giovanni, se non glieli do se li prende, quindi tanto vale che glieli diamo. Ecco il microfono. Vi voglio dire, scusate, che questa famiglia è una famiglia fantastica che io ho seguito da Altopascio fino a Siena, poi l'ho fatta seguire da Italo fino a Montepulciano, se non mi sbaglio, forse anche fino a Chiusi. Però vi voglio dire, avete sentito in francese, però parlava molto bene l'italiano il padre Denise, lo parlava veramente molto bene, ma Martin, che era il bambino più grande e che camminavamo mano nella mano, è venuto con me per molti chilometri, voleva sapere, vi dico questo e basta, di tutto ciò che trovavamo il nome in italiano, e lo ripeteva, e lui
mi diceva sempre che gli piaceva molto l'Italia e la Toscana. Questo ci tengo a dirlo, perché lì hanno parlato in francese, ma Martin, quando si camminava, voleva sapere il nome in italiano e lo ripeteva in maniera stupenda. Ecco, volevo dire questo. Una famiglia fantastica, davvero. Grazie Giovanni, grazie, e sono stati davvero cari amici, persone molto simpatiche anche nei contatti per vie brevi. È finita, a voi. Dovendo appunto chiudere la nostra bella giornata, sono d'accordo, cercavo di riflettere sul risultato, sui risultati, e non mi è venuto in mente di, e voi quasi tutti c'eravate, le due giornate precedenti, l'anno scorso e l'anno precedente. Questo per testimoniare che questa giornata è stata bella, perché siamo in famiglia, la famiglia Francigena, e piacevole fra amici, si ascoltano cose interessanti, cose intelligenti, cose belle, quindi c'è sicuramente una piacevolezza, a parte te, no. Un applauso anche a Sandro, che è bravissimo. Sandro è bravissimo, l'ironia ci contraddistingue, sa che quando diciamo le cose, non so come si dice, le cose l'opposto, le cose che affermiamo esattamente l'opposto di quello che pensiamo. E se riflettete appunto, e se ricordate, 2 anni fa c'erano alla fine a quest'ora più o meno, verso le 5:30, quando erano rimaste appunto una quindicina di persone e tutte molto stanche, c'era Monsignor Giulietti e il professor Caucci. Il professor Caucci è un docente importante, lui è docente di spagnolo, è uno degli esponenti più illustri del Cammino di Santiago, con cui avevamo avuto da dire in una diatriba quasi tra senesi, come quella che c'è tra i senesi e i fiorentini, no? C'era, e nella serie, no, è più importante Santiago, no, è più importante la Francigena, è più bella la mia, è più bella la tua. Quindi siamo andati avanti per un po' di tempo. Poi 2 anni fa venne qua lui, Monsignor Giulietti, e il professor Caucci dice: ma perché non facciamo un convegno dove pensiamo una cosa sola, cioè diciamo un titolo, mi dette un foglietto con il titolo Francigena, via per Roma, per Santiago e per Gerusalemme, cioè unifichiamole, no? le nostre, siamo, fino adesso siamo stati divisi, unifichiamoci. E io dissi: benissimo, approvato. E abbiamo fatto questo convegno a Monte Sant'Angelo nell'ottobre scorso. L'anno scorso parlammo di un'altra cosa, dicemmo la via Francigena o le vie Francigene, con Stoppani, col professore, avete sentito, no? Il professor Stoppani poco fa. La via Francigena è un itinerario solo o è un fascio di itinerario, oppure nel tempo si è evoluta la via Francigena e adesso è tutta un'altra cosa, come sono tutte le vie storiche? Anche col professor Stoppani, come da bravo fiorentino, avete sentito, meglio tardi che mai, ha detto poco fa, abbiamo discusso, forse anche ci siamo anche ignorati, forse anche un po' troppo, diciamo, no? C'era da parte di entrambi un irrigidimento, lui che diceva: ma io sono colui che ricerca scientificamente le cose, voi invece siete degli arrivati adesso, dei parvenu, e portate avanti una cosa quasi apocrifa, no? non la vera via Francigena. Ma penso che sia, e anche qua abbiamo fatto un lavoro per cui abbiamo ottenuto dei risultati, cioè abbiamo chiarito che lo storico, gli storici fanno il loro lavoro, che è importantissimo, perché la scienza e la ricerca scientifica è importantissima, e noi facciamo il nostro, di amministratori pubblici, di persone che fanno
dell'associazionismo o del volontariato sulle vie a livello locale. Quindi abbiamo fatto, sono queste giornate qua di Monteriggioni ci hanno indotto a fare dei passi avanti notevoli. E vengo a cosa abbiamo imparato oggi. Abbiamo imparato una cosa anche questa volta, oltre appunto alla piacevolezza dello stare assieme. La cosa l'ha detta stamattina Tappinassi, non so chi di voi era qua. Tappinassi sostanzialmente ha detto facciamo un passo avanti, perché è importante l'infrastrutturazione e dobbiamo andare avanti, perché io da ex sindaco e guardando i sindaci, gli amministratori, diciamo tutti pensiamo all'infrastrutturazione, il sentiero, soprattutto in Italia. È importante la promozione, far sapere che c'è la via Francigena. Dice Tappinassi, se ho ben capito, Giovanni mi correggi, manca un pezzo in mezzo, che si chiama, lui l'ha chiamato, si chiama marketing strategico, cioè io devo vendere, come devo organizzare una vendita, vendita tra virgolette sistematica del mio prodotto turistico, dice lui, da bravo esperto di turismo. Cioè se io abito a New York, cioè dove, come faccio, facendo una telefonata o andando a vedere su internet, come faccio ad acquistare una settimana sulla Francigena, cioè sapere cos'è ed acquistare una settimana sulla Francigena ed avere tutto quanto mi serve per effettuare questa cosa. Ecco, io penso che questo pezzo definito marketing strategico che diceva Tappinassi sia una cosa che noi dobbiamo affrontare, dobbiamo valutare, dobbiamo... Parlo noi come associazioni europee, quindi come rappresentanti dei comuni. È vero che poi anche subito dopo Mannelli, Raffaele Mannelli di Regione Toscana, gli ha come un po' replicato in un certo senso e dicendo ma guarda che la via Francigena sì va venduta, ci vuole la possibilità per chi viene dall'altro capo del mondo di avere in poco tempo le informazioni e le notizie necessarie. Però non dimentichiamoci che la via Francigena è qualcosa di unico, storicamente unico, e ha una dimensione europea, internazionale e valoriale che è molto specifica. Quindi non possiamo darci completamente ad un ambito di commerciale o di marketing, diciamo che dobbiamo tenere insieme queste due aspirazioni, insomma, questi due obiettivi. Ecco, secondo me questa cosa è il lavoro su cui noi come Associazione Europea delle Vie Francigene dovremmo riflettere, è una, voglio dire, però mi sembra abbastanza strategica e importante, perché se siamo in grado di fare un adeguato marketing strategico riferito alla nostra specificità che va salvaguardata, ecco, noi abbiamo la possibilità di incrementare i numeri di frequentazione della Francigena. Quindi secondo me abbiamo la necessità e la voglia di offrire ad un maggior numero di persone del mondo le nostre eccellenze, no? Mi riferisco per esempio all'ultima tua alla tua esposizione, ma all'esposizione di anche a quella, ho apprezzato anche quella del Salento. Abbiamo delle specificità che occorre che vengano conosciute. Quindi io proporrei di prendere spunto da queste riflessioni che abbiamo fatto nella giornata di oggi e di darci, l'Assemblea ci dà una sorta di mandato per lavorare in questa direzione. C'è in questo una cosa importante, il rapporto con la componente religiosa. Ieri c'era Don Domenico Poeta, che è il vicepresidente dell'Associazione delle Diocesi Italiane, che si chiama Ad Limina Petri, e c'è un rapporto da tenere con
la parte religiosa. Oggi è più fattibile che in passato, perché appunto con questo discorso, con questo accordo, insomma, che è stato fatto con che vi dicevo, con i professori che vi dicevo prima, con il fatto che la Santa Sede è entrata nell'accordo parziale degli itinerari culturali, insomma, ci sono le condizioni, secondo me, per poter lavorare su questo e quindi, diciamo, curare quell'aspetto valoriale che dicevamo prima della nostra via. Ecco, questo, diciamo, è il... Io ho chiesto a Giovanni Dagliano, che ringrazio, di darci una mano, aggregarci un attimino con la sua esperienza, assieme allo staff nostro, in questa direzione. Uno staff che io voglio ringraziare. Vabbè, ma... Allora, Luca Bruschi è qui, adesso a parte anche qui, ironizzo e sempre, loro mai mi conoscono, però insomma sono veramente bravi. Quindi Luca, il direttore, fatti vedere Luca, per favore. Sami, Taufik. Che è un cognome palestinese, ma non è l'infiltrato dell'ISIS della via Francigena. Ecco. Luca Faravelli. Abbiamo la stagista nostra, Lorena, di cognome non mi ricordo, Anelli. Lorena Anelli, che è di zona di Latina, provincia di Latina. Priverno, esattamente. E il nostro double, con tutti i tuoi caschet, di Angelo Fabio Tolico, che anche lui collabora. Quindi, come vi dicevo, ho chiesto, insomma, abbiamo parlato, ci conosciamo ormai da parecchi anni, è andato in pensione dalla regione toscana, Giovanni Dagliano, è appassionato della via Francigena e l'ha dimostrato, e quindi si aggregherà a questo bello staff che noi abbiamo messo su per dare un contributo anche nella direzione che dicevo. Ecco, questa è la grande notizia. E di nuovo grazie a te, Sandro, rinnovo adesso seriamente il ringraziamento per la tua attività. Sia per la conduzione, ma anche per tutta l'attività che non possiamo qui ricordare, ma che... Però se parli seriamente mi preoccupo. Ecco, sì. Sai che invecchiando si diventa... Saluto, e l'ultimo saluto che faccio è Leonardo Porcelloni, con cui abbiamo collaborato, è un geografo che adesso è a Nottingham, e... sta facendo una ricerca, un dottorato importante, ma non dorme nella foresta, ecco. E quindi probabilmente non ha ancora incontrato, è in buoni rapporti con lo sceriffo, ha detto, quindi non dovrebbe avere problemi. Bene, grazie a tutti, ragazzi. Grazie al comune di Monteriggioni, ad Eraldo innanzitutto, e al vice sindaco e al sindaco Andrea. Devo dire che, portando avanti questa giornata, spero che la cosa continui, insomma, state facendo qualcosa di rilevante, insomma, per tutta la famiglia francigena. Quindi grazie anche a voi per... Bene, buonasera a tutti. Io stasera sono qua perché il dottor Frosini, Andrea, come ha detto Massimo, che lo chiama molto amichevolmente, questo mi fa piacere, era impegnato purtroppo con altre cose e quindi non è potuto essere qui stasera con noi. Però io sono venuta molto volentieri e sono orgogliosa, devo dire, di rappresentare Monteriggioni in questa occasione, perché credo veramente che state facendo un bellissimo lavoro. Quindi vi lascio con due parole per fare questo saluto di questo tour de force che è stato fatto in questi due giorni. Il forum annuale dedicato alla via Francigena, il settimo, è stato ancora una volta un bel momento per confrontarsi,
insieme a istituzioni e associazioni locali e nazionali, sullo stato attuale della Via Francigena e sulla sua continua valorizzazione come volano per lo sviluppo e la promozione dei territori che attraversa. A luglio, peraltro, Monteriggioni è stata confermata nell'ufficio di presidenza dell'Associazione Europea delle Vie Francigene e questa conferma rafforza il nostro impegno per promuovere e valorizzare sempre di più la Via Francigena. La nuova edizione del forum annuale conferma inoltre quanto sia preziosa la presenza di Monteriggioni sulle orme di Sigerico. Le due giornate del forum ci hanno permesso di fare il punto sulla Via Francigena con approfondimenti, tavoli tematici e occasioni di riflessione e condivisione con la partecipazione di numerosi ospiti. Ci siamo confrontati fattivamente su aspetti come l'accoglienza, la promozione e la valorizzazione dell'antico cammino di pellegrinaggio per svilupparne sempre di più le potenzialità turistiche, sociali e commerciali e le ricadute sui territori attraversati. Ricordo inoltre che la Via Francigena ha anche un'importanza etica e culturale e fa parte dei valori fondanti della nostra civiltà e dell'identità europea. Questo aspetto tra spirito etico, cultura e civiltà non va dimenticato e non lo è stato ieri e oggi. In tale direzione, e non era mai successo, si è lavorato appositamente sull'accoglienza. La Francigena è un'avventura quotidiana che si muove sulle orme dei pellegrini di ieri, di oggi e di domani. E in queste due giornate siamo stati qui per scrivere un'altra pagina di questo racconto che unisce le culture. Un cammino che è sempre più una fucina di innovazione e sviluppo sostenibile dei territori che attraversa, dove l'altro non è un nemico, piuttosto un compagno di viaggio, gettando appunto le basi per il futuro dell'Europa, peraltro federando comuni e regioni attraversate e unendole nel segno della diversità e del dialogo interculturale. La densità esperienziale che offre un viaggio, l'apertura verso il nuovo, aumenta delle competenze e stimola nuove capacità nel soggetto. Pensare retroattivamente a ciò che si è imparato e maturato nel cammino potrà attivare un'esportazione consapevole delle nuove esperienze nella vita di tutti i giorni. Ricordo a tutti che il viaggio è esperienza e interrelazione, formazione interiore, acquisizione di valore e consapevolezza. Come metafora della vita è una delle caratteristiche più frequenti in tutte le culture. È un concetto trattato molto spesso dai pensatori di ogni epoca, dai mitici viaggi di Erodoto e a quello ultraterreno di Dante. Il viaggio assume anche la valenza di un cammino iniziatico che vede al fianco dell'esperienza che si andrà ad esperire la voglia di crescita e di cambiamento che possono suscitare dimensioni psichiche, emotive e creative delle quali non si aveva la benché minima percezione. Viaggiare non significa solo esplorare e visitare nuovi luoghi. Viaggiare per noi ha un significato molto profondo che al di là del vedere musei e luoghi di interesse riguarda soprattutto la comunanza e l'uguaglianza per conoscere storie e tradizioni diverse dalle nostre. Un viaggio ci arricchisce interiormente, sazia la nostra anima, proprio grazie all'incontro di bagagli culturali che si distinguono dai nostri. La Via Francigena, nel tempo, è diventata un vero e proprio modello di un rinnovato rapporto istituzionale con il territorio, all'interno del quale siamo riusciti a trovare un sistema di valorizzazione tra enti locali, soprattutto in tema di messa in sicurezza totale dei percorsi e di promozione, che può funzionare a livello nazionale. Non si è trattato del mero recupero di un antico percorso, ma anche l'esempio concreto di uno sviluppo turistico sostenibile, capace di valorizzare un rapporto rinnovato tra visitatori e comunità. Un rapporto che va ben oltre l'informazione turistica, ma diventa legame di accoglienza e di scambio con le comunità delle aree visitate. In questo contesto si inserisce la valorizzazione del turismo culturale e, come ha comprovato questo forum, noi stiamo lavorando tutti in sinergia per far sviluppare sempre di più un simile panorama di esperienzialità.
Dobbiamo far sì che non ci si adagi sugli allori, ma si migliori sempre di più in ogni aspetto e ognuna delle componenti del tragitto. Il coinvolgimento della parte pubblica è fondamentale per lo sviluppo dell'economia di una località e tra gli obiettivi individuati dall'Organizzazione Mondiale del Turismo vi è infatti la diminuzione della povertà attraverso l'attività turistica stessa. Al riguardo vorrei ringraziare tutti coloro che sono stati qui presenti, la Regione Toscana, sempre molto attenta e fattiva, l'insostituibile Associazione Europea delle Vie Francigene, gli operatori che partecipano al crescente successo del progetto, da ultima la società Monteriggioni Anno Domini 1213, che non si è assolutamente risparmiata nell'organizzare questo evento e senza la quale molto del suo successo non sarebbe stato possibile. Chiudo salutandovi e dandovi appuntamento al prossimo forum con un aforisma di Marcel Proust: il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Grazie a tutti. Con questo bell'intervento abbiamo ascoltato 18 interlocutori nel pomeriggio. Complimenti ai padiglioni auricolari di ognuno. Sicuramente ci siamo arricchiti, ma non abbiamo finito. Volevo ringraziare anche, comincio da che l'ho visto, Marik là in fondo, perché ho ringraziato Eraldo e lo staff dell'associazione sua de Monteriggioni del comune, è rimasta Marica a nome di a tutti i e il mio grande vicepresidente vicario che ha parlato prima e che da 19 anni siamo insieme in questa bellissima avventura. Grazie a tutti, al prossimo anno, ma speriamo di vedervi a camminare insieme al nostro Giovanni Corrieri. Facciamoci un ultimo applauso a Giovanni.